Bene, ben ritrovati, riprendiamo i nostri lavori. Io mi sento autorizzata da Paolo Italia a non introdurre i nostri relatori. Ecco, abbiamo il curriculum, sul sito. Oltretutto, oramai siamo tra amici, dopo 2 giorni di convivenza, non ho mai trascorso così tanto tempo con le stesse persone in modo continuato, quindi oramai ci conosciamo tutti. Monica non ha bisogno di presentazioni, anche perché è la nostra ospite. E io le cedo la parola. Monica parla ovviamente del tema della sua borsa a Montalcini, e quindi, io ipotizzo, magari invece non è così, ma insomma, un archivio autoritratto, Vittorio Alfieri e i suoi manoscritti. Ti ascoltiamo. Grazie, grazie a Valentina, grazie anche a tutti coloro che sono collegati. E beh, sì, si arriva ad Alfieri che ha, insomma, oso dire una buona dose di responsabilità nell'esistenza stessa, direi, di questo convegno, perché in fondo se c'è un autore in cui una volontà d'archivio si è manifestata in modo evidente, quello è proprio il nostro Alfieri. Oggi vorrei cercare di mostrare quali sono gli elementi che ci portano a riconoscere nel suo archivio letterario una forte volontà d'archivio, per avanzare poi anche alcune ipotesi sulle strategie autoriali che sono sottese alla costruzione di questo archivio d'autore. Il virgolettato, nel titolo del mio intervento, cita un articolo di Miriam Trevisan che pone, a mio avviso, in modo piuttosto efficace la questione delle intenzioni d'archivio. Lo leggiamo nella raccolta L'autore e il suo archivio, che abbiamo evocato in apertura del nostro convegno, e Trevisan dice: nel caso degli archivi letterari, elementi soggettivi e consapevoli regolano l'ordinamento, la conservazione e la trasmissione delle carte. E aggiunge: motivazioni pratiche e desiderio di immortalità si fondono in modo difficilmente districabile e rendono così l'archivio non tanto uno specchio, quanto un autoritratto parziale e orientato come tutte le autorappresentazioni. Le riflessioni che andrò a fare in questa sede intendono proprio sondare gli aspetti di costruzione dell'archivio da parte di Alfieri, quindi non uno specchio che meccanicamente restituisce un'immagine, ma un autoritratto che implica un progetto, che implica l'intervento attivo e mirato dell'autore. Partirei col ricordare che Alfieri riuniva in sé le condizioni materiali e la disposizione psicologica del perfetto archiviomane. Il termine uscito durante la discussione poco fa è una parola che Gadda utilizza per parlare di sé. Alfieri era sufficientemente nevrotico, era molto metodico e non aveva problemi né economici né di spazio. In fin dei conti, tra l'altro, a un certo punto si risolve una vita anche sostanzialmente stanziale, prima a Parigi e poi a Firenze. Prendendo atto sostanzialmente di questa predisposizione all'archiviomania in Alfieri, non stupirà dunque di rilevare che l'autore presenta una chiarissima coscienza d'archivio. Era la base, un po', no, delle nostre riflessioni. Quindi non solo manoscritti e biblioteca personale dell'autore sono menzionati nel testamento, ma abbiamo anche un documento attraverso il quale Alfieri precisa e dettaglia la consistenza delle sue carte e dà anche disposizioni sulla destinazione del suo archivio letterario, che Alfieri lega alla contessa d'Albany, sua compagna, e che passerà poi al pittore François-Xavier Fabre, e di lì, tagliando con l'accetta la storia esterna di questo archivio, già debitamente ricostruita, in particolare rinvio ai lavori di Clara Domenici, verrà questo archivio ripartito tra la Laurenziana di Firenze, quella che sarebbe divenuta la Mediateca in Isola di Montpellier e per altre vie anche la Fondazione Alfieri, insomma. Si tratta, questo documento di cui vi parlo e di cui vedete qui una riproduzione, si tratta delle ultime volontà compilate da Alfieri nel 1799. Ora la data non è casuale, perché il 99 coincide per Alfieri con una fase di bilancio generale. Abbiamo parlato di questi momenti in cui questi archivi vengono sistemati da loro autori. Bene, tra il 98 e il 99 nasce l'archivio di Alfieri in quanto archivio d'autore e diventa proprio in questa fase da specchio un vero e proprio autoritratto.
Siamo in piene campagne napoleoniche e il nostro Alfieri, con i francesi alle porte, teme in realtà per la sua stessa incolumità. Ed è proprio per tale ragione che in questa finestra di tempo Alfieri si affretta a chiudere, a limare le opere che riesce a portare a compimento ed è lì che sistema e riordina il suo archivio. Un precedente momento di bilancio e di sistemazione c'era stato per Alfieri ed era avvenuto tra l'Alsazia e Parigi, intorno alla fine degli anni Ottanta, parallelamente all'impresa editoriale, no? Alla pubblicazione delle tragedie presso Didot, alla stampa delle altre opere a Kehl. In vista di questa impresa editoriale, Alfieri chiaramente ripercorre il suo archivio e comincia già a capire, però, già lì, che le sue carte possono dire molto non solo sulla sua opera, ma anche su di lui in quanto autore. Non è un caso poi che proprio nel 90 Alfieri si dedichi, quindi dopo questa prima fase di lavoro di bilancio sul suo archivio, Alfieri si dedica alla stesura della prima parte della sua autobiografia, nella quale, come vedremo, i documenti d'archivio sono direttamente chiamati in causa e giocano un ruolo non secondario. Vediamo però più concretamente che cosa intendo, passando, insomma, entrando nell'archivio di Alfieri. Che cosa troviamo? Senz'altro troviamo dei manoscritti calligrafati, dei manoscritti puliti, delle belle copie, anche molto elegantemente rilegate. Questi documenti hanno almeno tre funzioni. Da una parte, e per le opere che Alfieri non ha né pubblicato né stampato, quindi tutte quelle scritte dopo Kehl sostanzialmente, si tratta di manoscritti che servono a predisporre l'edizione postuma delle opere. È in fondo l'elemento più convenzionale, no, di questo archivio. Alfieri si preoccupa di offrire un testo leggibile e un testo stabile delle opere che vedranno la luce dopo la sua morte. Ricordiamo però che non si tratta di codici destinati alla tipografia, quindi questi qui, ma di codici a partire dai quali trarre una copia da mandare al tipografo, mentre questo codice in sé, bello, pulito e rilegato, è destinato a restare dentro l'archivio, fa parte integrante dell'archivio, quale Alfieri lo costruisce. E abbiamo qui la seconda funzione di questi materiali, quella di essere un po' dei manoscritti d'apparato, no? Dei manoscritti da far sfogliare agli amici, dagli ammiratori, in una fruizione anche un po' più intima dell'opera, parallela alla circolazione a stampa, quasi privilegiata. La terza funzione di questi materiali riguarda invece la protezione dell'opera e si fa particolarmente evidente per queste opere non stampate in vita dall'autore e in particolare per quelle più sensibili. È esemplare il caso del Misogallo, opera delicatissima per diverse ragioni e della quale Alfieri aveva fatto realizzare diverse copie, distribuendone alcune tra i più fidati dei suoi amici e anche conservandone invece delle altre tra le sue carte. Ora, il Misogallo è forse un po' un caso estremo, però non è un caso isolato. Abbiamo, per esempio, diverse copie anche delle rime di Alfieri. E quello che mi importa rilevare è che a copie che sono di mano di segretario si accompagnano comunque anche copie autografe di mano di Alfieri, che ricorre, come è stato ricordato anche poc'anzi negli interventi che mi hanno preceduti, ricorre all'autografia per asseverare, no, la paternità dell'opera, per certificarne l'autenticità, la versione autorizzata, quindi proteggendola da manipolazioni e da censure. La premura di un autore per la predisposizione dell'opera postuma non è però poi forse una cosa così straordinaria, no, così originale, e anche se tradisce chiaramente una coscienza d'archivio, forse ancora un po' poco per parlare di volontà, di intenzione d'archivio in senso stretto. Mi pare invece più significativo il fatto che Alfieri conservi anche buona parte dei documenti di lavoro che testimoniano la genesi delle sue opere. Insomma, altro che vergogna degli scartafacci, Alfieri li conserva e come? Un po' li seleziona, vedremo, ma li conserva. E mi pare non banale osservare che Alfieri crea dei codici miscellanei in cui raccoglie gli avantesti di opere diverse che però non condiv che condividono sostanzialmente lo stesso statuto redazionale. Cioè, mi spiego meglio, non è che Alfieri raccoglie tutte le riscritture del Filippo e ne fa un codice, tutte quelle del Principe ne fa un altro, eccetera, ma raccoglie da una parte gli abbozzi in prosa delle tragedie in un codice, dall'altra le prime versificazioni, le seconde versificazioni, eccetera. Quindi il criterio aggregativo di questi codici è la fase redazionale, non il dossier genetico di afferenza.
Perché Alfieri lo fa? Intanto credo che questa distribuzione rifletta anche in buona misura il suo metodo di lavoro, okay? Quindi rispecchia un po' un suo modo di procedere nella stesura dei testi. D'altra parte però credo che lo faccia anche perché era cosciente di quel valore pedagogico dei manoscritti di lavoro, lo stesso valore che nei secoli era stato attribuito al codice degli abbozzi di Petrarca. Alfieri, il cui obiettivo nella vita diventa a un certo punto quello di diventare a sua volta un classico, si offre egli stesso come modello. Sul potenziale pedagogico che Alfieri attribuisce ai manoscritti di lavoro dei classici della tradizione, e quindi nello specifico in fondo anche ai suoi, sarà sufficiente riportare alla memoria un passaggio del parere sulle tragedie in cui Alfieri prende diverse versioni di un unico verso del Filippo. In un esercizio veramente magistrale di critica delle varianti a Van la Lettre, analizza minutamente queste varie versioni, le confronta per spiegarci come ha forgiato il suo stile. La conservazione degli avantesti così entra in gioco in quelle strategie di automonumentalizzazione dell'autore e noi non dobbiamo in quest'ottica sottovalutare il fatto che Alfieri parli veramente tantissimo del suo metodo di studio. Ci sono pagine e pagine dell'autobiografia dedicate al suo metodo di studio, sia per la fase della conversione, sia in età più avanzata per lo studio del greco, ma ci spiega anche come leggeva, ci spiega come postillava, ok? Alfieri parla peraltro tantissimo non solo del metodo di studio, ma anche, come noto, del suo metodo di lavoro, forse a un livello ineguagliato in altri autori, ok? Credo, beh, insomma, sono celeberrimi i famosi tre respiri, no? Per le tragedie, ideare, stendere, verseggiare. Alfieri ce li descrive minutamente. Credo che in qualche misura quei materiali genetici, che sono poi abbondantissimi per le tragedie, siano lì anche, forse soprattutto, per fungere da prova, di nuovo per documentare, per certificare quel metodo di studio, quel metodo di lavoro che Alfieri altrove ha descritto. Quindi dice, è veramente così, non me lo sono inventato. In questa prospettiva, i documenti di lavoro sono funzionali anche in Alfieri a veicolare quella che è la sua idea di letteratura e il suo ideale del letterato. Parliamo, e non dobbiamo dimenticarlo, di un autore per il quale la scrittura ha una forte valenza etica e morale. E se l'idea, l'ispirazione, certo, è figlia del forte sentire, la confezione proprio concreta, pratica, fisica del testo comporta una dedizione totale, un lavoro lungo, un lavoro faticoso, una grande forza di volontà e di impegno, perché la perfezione dello stile che deve sostenere l'idea si raggiunge soltanto con lo studio costante e passa attraverso molteplici riscritture. Se noi guardiamo da vicino questi codici alfieriani, ci accorgiamo però che nel momento in cui Alfieri prende questi materiali e le fa legare in un volume, vi fa anche premettere delle pagine liminari, no? Che fanno un po' funzione di frontespizio, e anche che in alcuni casi, include a questi materiali degli altri documenti. Il caso più eclatante è quello dei manoscritti appunto delle tragedie che Alfieri aveva in realtà lasciato a Parigi quando era fuggito nel 92 e che aveva recuperato alcuni anni dopo per il tramite di Pierre-Louis Janguenet, l'ambasciatore francese in Italia. Quando noi apriamo il manoscritto 28, che è questo qui, vediamo che abbiamo in apertura una carta di guardia, una di queste che fanno ufficio di frontespizio, e Alfieri in questa pagina, ci racconta la storia di questi documenti. Allora, Vittorio Alfieri, Firenze 1798, ho riavuti questi manoscritti che aveva lasciato in Francia nel 1792 e mi furono presi con tutti i miei libri. Miracolosamente poi restituiti in questi soli volumi 5 di manoscritti, divengono preziosi per questo lato, d'essere una delle strapochissime restituzioni dei francesi, ma non però del pubblico loro, ma sottratte da un privato per restituirmene. Ora, al di là del misogallismo alfieriano, mi preme osservare che dopo questa noticina segue nel codice, scusate, sono andata troppo svelta, segue nel codice la lista della minima e peggior parte dei libri di Vittorio Alfieri lasciati in Parigi nel 1792, trasmessagli nel 1798, cioè
proprio la nota dei libri che Jean Genet aveva trovato nei depots littéraires e che aveva trasmesso ad Alfieri offrendosi di farglieli riavere. E dopo ancora, quindi a seguire, dopo questa lista, troviamo tutto un piccolo dossier contenente lo scambio epistolare intercorso tra Alfieri, Jean Genet e l'abate di Caluso proprio in merito a questa offerta di restituzione. Mi pare chiaro, mi pare evidente che questi documenti non c'entrano sostanzialmente nulla con le tragedie in sé, cioè con l'opera tragedia, ok? Così come quella pagina con la nota di possesso, la nota iniziale che abbiamo appena visto, dove peraltro nemmeno si allude al contenuto del codice. Si tratta di un qualcosa però che mette in evidenza la storia di questo oggetto, quindi è relativo al documento e ci ricorda tra l'altro una volta di più quella profondità cronologica dell'archivio d'autore. Questi materiali non ci sono sempre stati, non tutti almeno, non simultaneamente, non necessariamente con questa conformazione. E poi certamente nel caso specifico ad Alfieri premeva che da qualche parte restasse una traccia documentata del suo scambio con Jean Genet, questione delicatissima su cui non ho nessuna intenzione di soffermarmi adesso, e si era forse detto però che questi scartapacci delle tragedie qualche probabilità di sopravvivere nel tempo ce l'avevano. Ci sono però nell'archivio alfieriano anche dei manoscritti miscellanei che non hanno proprio nulla a che vedere con l'opera dell'autore, cioè che non testimoniano la genesi di un'opera data alle stampe e che non sono pensati per una pubblicazione postuma, anzi, mai sia. E per parlare di volontà d'archivio, mi pare che siano proprio questi forse i più significativi, cioè quelli veramente probanti, perché è lì che vediamo in modo chiarissimo l'uso strategico che Alfieri fa del suo archivio. Sono soprattutto manoscritti relativi al periodo immediatamente anteriore alla conversione letteraria, in cui Alfieri era la vedetta della Société des Sanguignons, e al periodo della vera e propria conversione letteraria. Alfieri cosa fa? A un certo punto recupera dei fascicoletti autonomi, li fa legare insieme e anche in questo caso utilizza le zone liminari del codice per dirci qualcosa. Per questi documenti, però, diversamente da quanto abbiamo visto per le tragedie, Alfieri descrive molto bene il contenuto dei codici e soprattutto si premura di mettere in chiaro che questi manoscritti non fanno parte della sua opera, non sono rappresentativi dell'Alfieri autore, ok? Sono però delle tracce del suo percorso. Quella che vedete qui, ad esempio, è la prima carta dell'attuale Laurenziano Alfieri V, in cui l'autore raccoglie sostanzialmente gli scritti in lingua francese anteriori alla conversione e mette in chiaro, sin dalla prima carta, che si tratta solo delle prime sciocchezze schiccherate in gergo francese da un asino scimmiotto di Voltaire. Alfieri prende le distanze da questi scritti, scritti giovanili, scritti in francese, che precedono la conversione, però attenzione, non li distrugge, non li dissimula, non li fa sparire. Anzi, nel tredicesimo capitolo dell'Epoca Terza della Vita, si diffonde sul suo Esquisse du Jugement Universel, che è un po' la pièce maîtresse del Laurenziano Alfieri V, precisando che questo suo scritto lui tuttavia lo conserva. L'autobiografia strizza l'occhio all'archivio e dalle pagine della vita Alfieri ci sta quasi sfidando a entrare nel suo archivio, a consultare le sue carte. Perché lo fa? Beh, forse da un certo punto di vista Alfieri sapeva che chi aveva assistito alle riunioni della Société des Sanguignons avrebbe anche potuto rinfacciargli di aver voluto occultare, omettere questa prima esperienza letteraria e quindi di non essere stato sincero, di aver falsificato la ricostruzione autobiografica. Alfieri decide dunque di ostentare sincerità e di esibire quello che in fondo sa di non poter nascondere, utilizzando ad arte quel credito di credibilità che istintivamente si tende a conferire ai documenti manoscritti. È ovvio però che quello che noi troviamo nell'archivio è il frutto di una selezione. Alfieri, per usare una sua espressione, sta qui un po' barzellettando col vero. Soprattutto nel momento in cui lui capisce di non poter nascondere la polvere sotto al tappeto, inserisce quello che non può o che non vuole dissimulare dentro una costruzione di senso, un'attribuzione di senso a posteriori che orienti la percezione di questi episodi, che li metta in prospettiva, che faccia di questi le premesse o le promesse della sua carriera letteraria.
Ancora più interessante e significativo in tal senso è il manoscritto laurenziano Alfieri 3, che non è quello che vedete qui, ma adesso ci arriviamo, dove l'autore raccoglie una selezione di materiali relativi alla fase della conversione letteraria. Sono grosso modo, con alcuni scarti, quegli stessi documenti su cui Alfieri si diffonde nella sua autobiografia. Vedete qui una riproduzione di una pagina di quei bei manoscritti calligrafati in pulito. Siamo tra la fine dell'epoca terza e l'inizio della quarta, e Alfieri cosa fa? Offre come nota degli squarci di trascrizione di questi materiali. E li trascrive precisando, tra l'altro, che fedelissimamente proprio li trascrive dagli originali, che tuttavia conserva, con un nuovo e fortissimo aggancio tra autobiografia e archivio letterario. Però che cosa fa? Correda questi stracci di trascrizione con alcune note che sono autoironiche e autoderisorie, nelle quali lui per primo esibisce la propria incompetenza letteraria di allora. Alfieri sta sostanzialmente mettendo qui in atto quella che potremmo chiamare la strategia della parrucca. Che cos'è questa benedetta strategia della parrucca? È una massima di vita, secondo me, da seguire, ma comunque nella vita ci racconta Alfieri un gustoso aneddoto e dice che quando lui era in accademia gli capita una di quelle sue schifosissime malattie su cui si diffonde nell'autobiografia e si riempie la testa di croste marcescenti, no? Una cosa putrida. Morale della favola, gli devono tagliare i capelli ed è costretto con suo enorme scorno a portare la parrucca. Ovviamente tra adolescenti diventa subito oggetto di scherno, i suoi compagni, petulantissimi, dice lui, gli sottraggono la parrucca e cominciano a palleggiarla per aria. E Alfieri, dopo aver tentato invano di difendere la parrucca dagli attacchi dei compagni, si risolve ad adottare, dice lui, il partito il più disinvolto. E cioè a palleggiare lui stesso la propria parrucca, e riesce così a diventare la più rispettata parrucca di tutta l'Accademia. Insomma, è lì che Alfieri impara una lezione fondamentale, ovvero che bisognava sempre parere di dare spontaneamente quello che non si poteva impedire d'esserti tolto. Mi pare che, oltre ad essere veramente una massima da seguire, però che, come aveva notato anche già Enza Perdichitti, sia proprio questa la logica che in Alfieri è sottesa all'autoderisione delle proprie prime prove letterarie nell'autobiografia. Quello che mi preme osservare è che questo stesso approccio non si limita appunto alla ricostruzione autobiografica, ma viene replicato e con ancora più insistenza proprio nell'archivio. Guardiamo dunque a questo benedetto laurenziano Alfieri 3. Ci sono sostanzialmente tre sezioni che dovevano inizialmente corrispondere più o meno a dei fascicoli autonomi, forse preesistenti, assemblati nel 99. Abbiamo i primi tentativi tragici e lirici di un poeta in erba, 74, 75 e 76, tra i quali figurano varie riscritture della Cleopatraccia e le cose liriche di rifiuto. Abbiamo anche le traduzionacce prime d'un asino nelle due lingue, 75, 76, 77, e abbiamo, e su questo mi vorrei soffermare, le cose liriche di rifiuto, come vi dicevo, le prime fatte sporche assai, a cui però Alfieri aggiunge, ora qui non ve l'ho trascritta ma ve la ingrandisco, Alfieri aggiunge una osservazione e ben degne sorelle delle tragiche che precedono. Ora, ho voluto ingrandire e non trascrivere perché in questo meraviglioso consesso di filologi avete tutti certamente notato che qui le penne sono tre e che la chiosa e ben degne sorelle delle tragiche che precedono è stata aggiunta tardivamente da Alfieri, tra l'altro implica l'esistenza di un oggetto in cui siano precedute, no? Dalla sezione relativa alla Cleopatra. Quindi, verosimilmente, nel 99, all'atto di confezionare il miscellaneo in quella fase di riorganizzazione complessiva delle proprie carte. Nel cucire insieme questa documentazione della sua fase della conversione letteraria, il nostro Alfieri premette infatti all'intero miscellaneo una vera e propria avvertenza, notissima agli alfieristi, ma vale la pena di richiamarla alla memoria. Vittorio Alfieri, Firenze 1799. L'autore, raccolte queste sue prime sudicerie, le ha volute conservare non per altra ragione che per aver presso di sé un ricordo dimostrativo della di lui totale ignoranza in un'età dove altri autori avevano già acquistato una gran parte della loro fama. Siano intanto questi muti testimoni
un argomento di scusa all'autore se egli in appresso non ha fatto benissimo, avendo dovuto in così inoltrata età superare tanti ostacoli, ma siano altresì un argomento di maggior lode se gli fosse pure riuscito di superarli. Allora, abbiamo qua un trionfo di volontà d'archivio, perché Alfieri li ha voluti conservare, ci dice quando e ci spiega anche il perché. E chiarisce soprattutto che sono lì per rendere una testimonianza del suo percorso. Ci teneva però a chiarire che, lo ribadisco, non fanno parte della sua opera, ok? Quindi voleva prendere le distanze dagli scritti contenuti in questo manoscritto, escluderli dall'opera autorizzata. E affinché nessuno potesse cadere in errore, Alfieri, nell'allestire miscellaneo, deposita qui e lì una serie di metapostille con cui ridicolizza i contenuti del codice. Quindi l'Alfieri autore sbeffeggia il poeta in erba che fu, e lo fa tra l'altro con quella stessa autoironia e talora con le stesse identiche parole con cui nella vita presenta al lettore, come abbiamo visto, quegli stralci che include in nota. Sono numerosissime queste metapostille, non ho il tempo di mostrarle tutte, avrei voluto a campione mostrarvene due, ma il tempo è poco, ne ho salvata una sola, che vediamo qui, relativa a un componimento che peraltro Alfieri non include all'autobiografia, e forse anche per questo sente ancora più forte, no, la necessità di accompagnarlo con una glossa di autocommento. Allora, non mi posso più ricordare 25 anni dopo se questi versacci siano miei, né cosa fossero, se una traduzione o altro. Quali che sono degni di star qui. Firenze 1799. Mai sia, questo è il terrore, credo, di Alfieri, che un editore futuro dei suoi scritti si faccia venire la malsana idea di includere questi versacci tra le sue rime. Qualcuno forse l'ha fatto, ma lasciamo perdere. Veniamo però al presente, che in questi miscellanei d'autore sono riscontrabili più campagne di rilettura, cioè c'era una vera e propria consuetudine di Alfieri con i suoi manoscritti, c'è una sovrapposizione, una stratificazione di metapostille e di campagne di rilettura. Ricordando anche che sono queste note prive di una funzione genetica in senso stretto. Ne troviamo un esempio, per variazio, anche in un altro manoscritto dell'archivio alfieriano, cioè la copia in pulito della Cleopatraccia, la famosa, no, la prima tragedia di Alfieri, che segna il suo esordio in teatro, ma che l'autore non include nel corpus autorizzato. In coda all'esame in prosa della Cleopatra, Alfieri aggiunge in momenti diversi ben due autocommenti. Il primo risale al momento in cui Alfieri sta allestendo la prima edizione delle sue tragedie, no? Intorno alla stampa dell'edizione Pazzini di Siena, e recita: ridata una scorsa a tutte queste cose 8 anni dopo, quindi anteriore, no, a quella revisione di cui abbiamo parlato di Dockel, quindi siamo anteriore ancora, le trovai come sono cattive, male scritte, poco meglio pensate, non però tali da vergognarmene davanti a chi sapesse le mie circostanze di allora. Ci dice già qualcosa. Roma, 30 luglio 1782. Successivamente aggiunge, continua, e in Firenze nel 1798, quindi torna al periodo 98-99, avendone riletti qua e là degli squarcetti, ho riso veramente di cuore e mi sono rallegrato con me stesso. Sono note queste che non hanno funzione genetica, che orientano però la ricezione non tanto del testo quanto del documento in questione. E la cosa ancora più divertente, ma gustosamente divertente, è che in questo manoscritto Alfieri fa letteralmente il verso a se stesso, nel senso che una volta rifiutata la tragedia, una volta che l'ha relegata a prova asinina del poeta in erba, si diverte a riscriverne qualche passaggio. E lo fa in più momenti. Allora abbiamo delle riscritture, dei rifacimenti dell'83, qui vedete un esempio, non ci soffermiamo a leggerlo, volevo solo ribadire la profondità cronologica, e abbiamo poi diverse note abbastanza sistematiche nel maggio del 90, mentre Alfieri scrive la prima redazione della vita, maggio 1790, e ci spiega, infatti, 1790, maggio, per mio divertimento. A voler provare cosa opera la locuzione, ho rifatto il più dei versi di questa scena senza mutarvi un pensiere, e ciascuno giudichi quale sia l'influenza dello stile. Ora, fermiamoci un attimo su questa nota. A parte il fatto che ribadisce quanto già detto nel parere sulle tragedie, l'abbiamo visto all'inizio, sull'importanza e sulla fatica dello stile, e a parte il fatto che richiama questa posa di autoironico misunderstatement, quella strategia della parrucca, la cosa significativa è che questa nota si rivolge chiaramente
a un destinatario, no? Implica un fruitore di questi documenti e fa dunque emergere l'esistenza di un vero e proprio dialogo per interposto manoscritto che Alfieri ingaggia con i suoi lettori, non con la figlia Teresa, perché non aveva una figlia Teresa, ma quindi proprio con una posterità intesa in senso più vasto. Altro che documenti privati scritti solo per sé, l'archivio di Alfieri si offre ostentatamente alla consultazione e prevede senza ombra di dubbio un pubblico, un destinatario. È una constatazione però, e l'aveva già ricordato Pier poco fa nel suo intervento, che mette un po' in imbarazzo, cioè che pone un problema, perché viene da chiedersi fino a che punto Alfieri abbia manipolato ad arte il suo archivio. Il problema è che tendenzialmente si guarda, come dicevo, i manoscritti di lavoro come a documenti tutto sommato spontanei, genuini. Lo sono anche più delle volte, ma lo sono proprio perché non prevedono un pubblico. Nel momento in cui invece si offrono scientemente a un pubblico, si esibiscono, il filologo è un po' pris au piège. Insomma, si utilizzano spesso nella ricostruzione filologica delle immagini poliziesche, si parla di tracce, indizi, prove, indagine, volta a ricostruire un fatto partendo da elementi materiali. Il problema è che in archivi come quello di Alfieri la scena del crimine è stata un po' inquinata, non del tutto falsificata, quello no, però un po' riaggiustata, magari sì. In quest'ottica c'è anche un altro aspetto dell'archivio alfieriano, che è tremendamente insidioso e che ha a che fare con quelle note di tipo diaristico disseminate un po' ovunque tra le carte alfieriane e con particolare insistenza tra gli avantesti delle rime. Nella sezione delle rime inclusa nel miscellaneo Alfieri 13, che riunisce dei documenti intermedi delle fasi di lavoro, i vari componimenti lirici vengono ad Alfieri trascritti in ordine sostanzialmente cronologico e sono accompagnati da alcuni dettagli sulla data, sul luogo e sull'occasione in cui il componimento in questione è stato ideato o scritto o rifatto. E spesso Alfieri aggiunge anche dei dettagli sul suo stato d'animo, sullo stato di salute, sulla circostanza specifica che ha dettato il componimento, sulle situazioni climatiche, eccetera. Non mi posso dilungare su questo, mi permetto di rimandare un mio recente contributo che potete leggere online nell'ultimo numero di Prassi Ecdotiche della Modernità Letteraria, dove ho anche troppo minutamente analizzato la questione. Ai fini del discorso che affrontiamo qui, mi limito solo a far notare che queste note diaristiche, che sembrerebbero buttate lì, no, spontaneamente, in modo estemporaneo, sono in sospetto, almeno in alcuni casi, di essere il risultato di una spontaneità un po' calcolata. Lo suggerisce ad esempio il fatto che in alcune occasioni Alfieri ha delle incertezze sui luoghi, sulle date, e che vengono aggiunti in un secondo momento. In particolare questo avviene per i componimenti anteriori all'86, mentre successivamente diventa Alfieri un po' più sistematico in queste sue annotazioni diaristiche. Vi ingrandisco un dettaglio anche qui dell'immagine e vedete che non solo Alfieri corregge la data, dal 6 diventa il 7 di agosto, ma anche che Montecenere è in entrambi i casi un'aggiunta successiva effettuata da Alfieri sulla Cuna. Sono note diaristiche queste che si trovano, dicevo, un po' dappertutto, dalle tragedie alle commedie alle satire, ovunque nell'archivio alfieriano. Si potrebbe parlarne in fondo per ore, però la domanda che io mi sono posta e che vorrei forse anche porre a voi è perché Alfieri avverte la necessità di conferire ai suoi manoscritti questa patina diaristica. Teniamo presente, tra l'altro, e è bene non darlo per scontato, che queste noticine non hanno, sottolineiamo, una funzione genetica, non confluiscono nell'opera stampata o da stamparsi, restano nei documenti di lavoro. Una possibile ragione, un'ipotesi, è che oltre a una certa dose di nevrosi, che comunque sempre ci sta alla base, si aggiunge in Alfieri la deliberata intenzione di saldare, di agganciare l'uomo, l'uomo biografico, l'uomo nella sua quotidianità, all'autore, cioè di dare un corpo e una consistenza all'autore, di esibirlo nella fisicità della scrittura, di aprire una finestra sulla vita intima e privata dell'autore per lasciarci come spiare quasi questo uomo in carne ed ossa. Allora, siamo quindi di fronte non solo a testi nel tempo, ma anche a un concretissimo autore nel tempo, per nulla astratto, anche se un filino idealizzato, perché è ovvio che anche qui Alfieri, quando ci fa spiare la sua intimità, ecco, è consapevole di essere spiato e un pochettino si mette in posa. Ultimissimo elemento su cui vado a chiudere
mi limito a evocarlo. Avrei voluto dire qualcosa rapidissimamente sulla biblioteca personale, ma ecco, abbiamo qui Cristian Del Vento che sicuramente può, insomma, coprire tutte le vostre curiosità sull'argomento. Mi limito a ricordare ciò che è funzionale a questa riflessione, ovvero il fatto che Alfieri delimita entro l'insieme della sua collezione libraria quella che ritiene essere la sua biblioteca d'autore, cioè i testi che riguardano l'Alfieri in quanto autore, che quindi non tutti i testi che stanno a scaffale, ma quelli che sono funzionali a definire la sua formazione, il suo percorso e la sua scrittura. E ricordiamo anche che alcune delle postille presenti nei postillati che fanno parte, negli esemplari che sono stati postillati da Alfieri, presuppongono un destinatario anch'esse, e quindi anch'esse sono in sospetto di una spontaneità un po' calcolata, talmente spontanee che esistono persino le minute delle postille, quindi fate un po' voi. E ci sono infine volumi che, come il celebre esemplare delle opere di Machiavelli, no? La famosa testina su cui, insomma, Cristian Del Vento ha scritto numerose, numerose pagine, vengono confezionati, allestiti da Alfieri, non diversamente da quanto Alfieri allestisce quei miscellanei suoi d'autore. Quindi, insomma, la biblioteca partecipa di quella stessa strategia che Alfieri mette in campo e mette in atto per i propri manoscritti e per il proprio archivio. Insomma, Alfieri doveva essere a un certo punto tornato, ripassato da Milano, doveva essere tornato all'Ambrosiana a riguardarsi quel Virgilio Ambrosiano che dice di aver invece buttato, lanciato durante la sua prima visita a Milano. Insomma, la domanda, raccogliendo tutti questi elementi, che sono solo un niente del tanto che si potrebbe, la domanda è: perché Alfieri fa tutto questo? Perché? A cosa dobbiamo questo ricorso sostanzialmente strumentale al proprio archivio letterario? Allora, l'ipotesi che mi sento di avanzare e sulla quale veramente chiudo è che Alfieri lo faccia perché c'è un elemento centrale nella sua poetica e nella sua concezione del letterario, che costituisce peraltro uno snodo fondamentale del Trattato del Principe delle Lettere, ovvero il fatto che, secondo Alfieri, non è possibile separare il giudizio su di un'opera dal giudizio sul suo autore. Per lui il vero letterato è e deve essere coerente con quello che scrive, e il giudizio estetico non può e non deve essere separato dal giudizio etico e morale. In questa prospettiva, l'archivio si offre ad Alfieri come uno strumento super efficace per saldare, per agganciare l'autore all'opera. Se in generale possiamo dire che i manoscritti rappresentano il punto di maggiore prossimità tra un autore e la sua opera, non fosse altro che per la prossimità fisica in qualche misura, Alfieri fa qui un passo in più, perché chiama in causa un terzo polo, che è per l'appunto il pubblico, a cui lui sta offrendo questi materiali accuratamente predisposti, dopo averli narrativizzati, disseminati di tracce personali, mettendo in prospettiva i vari elementi. Sfrutta sostanzialmente tutti gli strumenti in suo possesso per offrire, anche attraverso il suo archivio, un vero e proprio autoritratto che sia coerente con quello consegnato all'autobiografia e destinato in fondo a sostenere presso la posterità la ricezione in primis della sua opera letteraria. E io su questo chiudo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a Monica Zanardo per questa sua relazione, che credo che abbia fornito a tutti noi un po' quello che deve essere forse il quadro di riferimento delle nostre incursioni negli archivi di autore. Quindi davvero, davvero interessantissimo. Molte cose sulle quali dialogare certamente, la funzione modellizzante di Petrarca anche nella costruzione di un archivio d'autore, ma poi vedremo quali altri possibili modelli interferiscono con questa autorappresentazione attraverso l'archivio. Non solo questo, certamente, ma anche questa scrittura così carica di conseguenze ideologiche per la storia letteraria nell'equazione, la subspecie alfieriana, tra l'opera e l'autore. E insomma, certamente una relazione densa che conferma quanto
si diceva poc'anzi, no? Che siamo entrati in quel segmento temporale a cavallo tra la fine del 7 e l'inizio dell'8, in cui effettivamente in questo segmento temporale gli archivi acquistano una nuova centralità, forse nell'immagine di sé e nella poi creatività di un autore. Si avvicina, ecco, lo vedete anche voi, Luca Frassinetti, che anche di lui non dico nulla, abbiamo detto che ci sono Va dei bene. risultati nel curriculum che hanno pubblicato, Luca Frassinetti, con il quale continuiamo a indagare questa stagione così fertile dal punto di vista degli archivi letterari, con una relazione dal titolo Memore della mia promessa, ho raunato parecchie altre mie operette per farne dono alla detta biblioteca. E qui ritorniamo forse, ma sentiamo che cosa ci dice questo rapporto tra l'autore e gli enti di conservazione, che mi sembra interessantissimo, il caso Monti tra censura, manipolazione e dispersione. Grazie Grazie. a te, grazie Luca. Grazie ovviamente agli organizzatori, a Paola, Monica, grazie a Valentina, come dire, per essere qui a fare da moderatrice e a voi tutti che siete rimasti, no? Visto la lunghezza della giornata e la fatica di oggi, e naturalmente un saluto anche agli amici che ci seguono a distanza, tra cui appunto vedo qualche nome noto. Non volto, solo nomi, Sono... tranne Pier che... Ora, intanto va bene, mi fa particolarmente piacere parlare immediatamente dopo la relazione di Monica, perché credo che a livello, diciamo, di polarità modellizzante i due autori si prestino magnificamente. Avrei molte cose da dire su quello che ha detto Monica, mi limito soltanto a ricordare che ci sono altri autori che ci vogliono convincere che il 6 aprile del 1327 era Venerdì Santo. E quindi comincio in parte sulla risposta, che poi magari poi ne possiamo parlare a cena se vuoi, o anche Vabbè, ci sarà lo spazio per i certamente. No, vabbè, ma è una cosa molto lunga, per cui voglio soltanto, ecco, a livello metodologico, come dire, giustificare il perché ho scelto l'opzione di non avvalermi delle slide. Da una parte, come ricordava Paola prima, ho superato l'età sinodale. E potrei dire, appunto, visto che Christian mi faceva notare, come dire, una certa problematica, potrei dire appunto che i miei capelli ormai sono orradi in fronte e quasi bianchi pretti, per cui su questo, diciamo così, mi considero appunto, come dire, testimone di un'era in cui esistevano gli handout, che però io ritengo funzionali perché le slide non permettono quel processo di recursività che invece io vorrei affidare appunto a voi nell'idea di condividere appunto un'ipotesi di lettura, consentendovi giustamente di poter andare avanti ma anche indietro rispetto a quelli che saranno appunto gli elementi che cercherò di portare alla riflessione comune. E allora comincio con la citazione dal testo 1, che è diciamo la base di partenza del mio discorso su Monti. Soprattutto, lo premetto, quella che sarà più una volontà d'archivio, una volontà d'autore. Pregiatissimo signor Abate, il cavier Zanoli mi aveva già data speranza della venuta vostra in Milano. La volta del 24 dicembre, ricevuta solamente ieri, me la conferma. E ne provo molto piacere, perché nella mia lontananza dalla patria, di una cosa mi è sì cara quanto il consolarmi della presenza di qualche amico concittadino, consolazione che di rado mi avviene. Un poeta che si considera ferrarese scrive da Milano a un ferrarese. Siate dunque sicuro che sarò lieto assai di conoscervi e ringraziarvi dell'onore che fate alle cose mie in cotesta pubblica biblioteca, secondo ciò che il Zanoli mi dice. Memore della mia promessa, ho raunato parecchie altre mie operette per farne dono alla detta biblioteca. E avrete principalmente la nuova edizione, che è sul finire, non solo di quanto trovasi in quelle di Parma, Pisa, Siena, Napoli, Verona, ma di tutte ancora le poesie che mi è accaduto di scrivere in Milano dopo la venuta del tedesco, cioè nell'età della Restaurazione. Ma da questa edizione, per inevitabile mia sciagura, sono sbandite tutte le poesie che adorano libertà, è quanto dire tutto che ho scritto dal 98 del secolo andato fino al 14 del presente, che appunto è la parte migliore delle mie fatiche.
Ho molti inviti da Londra a farne colà una completa edizione, ma i regolamenti me li vietano della vigente censura e il violarli porterebbe la mia ruina. Intanto la pirateria degli stampatori fuori di Stato mi assassina. Nella Folla Firenze sono state pubblicate 5 edizioni della mia Iliade, oltre quella di Brescia, di Milano e di Napoli, e tutte le esterne senza avere un mio profitto. Lamentele che anticiperanno quelle di Manzoni. Altrettanto si è fatto le tragedie per tutta l'Italia. Della Basviriana non parlo, di cui tutto dì a mio pregiudizio si moltiplicano le edizioni, le quali già si apprestano al centinaio, e a me, povero autore, non ne viene il guadagno neppur di qualche copia in regalo. Tale in Italia è la misera condizione dei letterati. Per non essersi mai tra governi italiani convenuta una reciproca garanzia della proprietà degli scritti a fronte degli autori. Balzac, 1837, Milano. Così, il 9 gennaio 1826, a poco meno di 2 anni e mezzo dalla tua scomparsa, Vincenzo Monti scriveva al giovane primo aggiunto della Biblioteca Civica di Ferrara, l'abate Giuseppe Antonelli, in contiguità con il dialogo a distanza avviato almeno a partire dall'estate del 1824 con il conservatore capo, il canonico comachiese Felice Prospero Cavalieri Ducati, redattore dei primi 12 volumi, dal 1802 al 1815, del catalogo dei libri della Biblioteca Estense di Ferrara. In quei frangenti, infatti, Cavalieri si era premurato di far collocare presso i locali dell'istituzione da lui retta un ritratto del poeta, trasposizione litografica, per cui ha del librario incisore Filippo Benetti, di un busto attribuito allo scultore neoclassico Abbondio San Giorgio, poi donato da Ercole Monti e oggi esposto nella Sala Caretti della stessa Biblioteca Ariostea. Contestualmente, il 27 agosto 1824, una seconda copia del simulacro dell'Alfonsinese aveva trovato sistemazione di fronte a quello di Ludovico Ariosto nel Teatro dell'Accademia Filodrammatica, già Teatro Bonaccossi di Ferrara, fissando simbolicamente il passaggio di testimone tra la gloria del narratore cinquecentesco e quella dello scrittore contemporaneo, in proiezione revanchistica sia cittadina sia nazionale. Il successivo 30 ottobre, Monti aveva corrisposto all'onore attribuitogli dai concittadini con la seguente lettera allo stesso Cavalieri, che vale la pena di citare in ampiezza. Ricordo agli amici collegati online che il PDF è scaricabile e potete aprirlo comodamente leggendo il documento segnato 2. Secondo il prescritto, ho messa in corso una cassetta di cose mie per cotesta biblioteca. Non vi ho posto nessuna delle parecchie raccolte che altri ne ha fatte, perché tutte sono difettose. Non le edizioni di Verona, si riferisce a quella di Bisest del 1801 in 2 volumi più la Basvigliana, di Venezia per Graziosi del 1803 in volume unico, di Napoli per Domenico San Giacomo del 6-7 in 4 volumi e di Sicilia per le stampe di Solli del 15 in 2 volumi, perché tutte sono contaminate di cose non mie. Quelle di Parma, e ci interessa particolarmente la Bodoniana dell'87 in 2 volumi, e di Pisa, per la nuova tipografia, poi appunto tipografia Capurro, tra il 1800 i primi 2 volumi e il 1817 il terzo, sono sincere, ma non contengono che le cose scritte da me fino all'entrare del secolo, e nessuna delle scritte posteriormente alle quali parmi di poter avere un poco d'amore meglio che alle inezie giovanili, che vorrei si dessero al fuoco. Di che per onor mio e per decoro della patria caldamente la prego. Ora ecco la lista delle stampe nella detta Cassa Sperite. Vi risparmio la lettura dell'elenco, vi faccio soltanto notare che di questi 25 titoli, evidentemente ordinati non a caso, primo posto l'Iliade di Omero nell'edizione del 1820, secondo delle tragedie, terzo della Basvigliana, si, diciamo, contemplano tutti i testi pubblicati fra il 1803 e il 1814, e poi naturalmente alcuni testi successivi al, diciamo, momento della restaurazione austriaca. Oltre appunto il 5 e il 6, i numeri 20, 21 e 22, e si chiude con l'annotazione della Cantica in Monte di Lorenzo Mascheroni del 1801. Da notare la sottolineatura della
carta velina che caratterizza una quota parte significativa di queste edizioni a stampa. Chiaramente in una prospettiva di carattere modellizzante, da James Walkman, a partire appunto più o meno dalla metà del Settecento, è la modalità di confezione elegante appunto del formato librario. Questo, e finisco citando l'ultima parte dopo l'elenco, è ciò che io le mando per ora, riservandomi di farle una seconda spedizione se mi verrà fatto di poter raccogliere parecchie altre mie poesie, delle quali non ho mai curato di serbar copia presso di me. Sulla base dei riscontri indiretti favoriti dalla ricognizione condotta nel 2004 in occasione del 150esimo dall'ora direttrice Alessandra Farnelli Toselli presso i fondi librari della Biblioteca Comunale di Ferrara, è stato possibile avanzare l'identificazione sommaria di quasi tutti i 25 titoli, con singolari eccezioni per la terza edizione ricorretta dell'Iliade, quella appunto tipografia dei classici italiani del 20, per la Principe della traduzione delle Satire di Persio, l'edizione del genio tipografico del 1803 a Milano, e per quella della lettera al Bettinelli, sempre a Milano, per Cairo e Compagno del 1806. Laddove la penultima e generica indicazione, quella altre poesie disperse in tre volumi di miscellane, potrebbe corrispondere, rispetto appunto ai volumi disponibili all'Ariostea, alla raccolta dal sapore ovidiano Un sollievo nella malinconia, Milano, 1822, Società Tipografica dei Classici Italiani, unitamente con la doppia plaquette epitalamica Il cespuglio delle quattro rose e Il ritorno d'amore al cespuglio delle quattro rose per le due figlie del marchese Gian Giacomo Trivulzio, legata agli studi danteschi del Monti, pubblicata a Milano per il Silvestri nel 1819. Tornando alla lettera, quella contenente appunto l'elenco, l'ordine numerico di priorità, a mio parere, rileva l'istanza implicita del vecchio poeta, giunto pressoché al termine della sua gloriosa carriera, di autodefinirsi nell'ambito elegante di traduttore, tragediografo e linguista filologo, all'insegna dell'estetica neoclassica, donde il bando esplicito, vorrei che si dessero al fuoco, alle produzioni giovanili ispirate soprattutto alla trascodificazione del meraviglioso Cristiano, di cui qui resta memoria in cauda, per esempio nella Mascheroniana, e soprattutto la menzione della ben più provocatoriamente famosa Badvigliana, però nell'edizione del 21, alla quale è obbligatoriamente riservata la piazza d'onore. Altro segno del privilegio assegnato da Monti in questi ultimi frangenti alla cultura e alla letteratura degli antichi sembra derivare dall'accostamento tra le edizioni dei propri versi e quelle delle loro relative versioni in latino piuttosto che in francese. Nel novero di traduttori più o meno estemporanei si ricorda l'abate Luigi Bellotti Lodi, insegnante di lettere, direttore del liceo cremonese nonché raffinato poeta elegiaco. Nel 12 fu stampata una curatissima plaquette bodoniana recante le tre odi per la viceregina d'Italia del 7, la geografia di Creta e le api panagrafi in Alghisopoli del 10-11, affiancate dalle rispettive versioni latine del Bellò stesso. E poi le figure del poeta romano e massone durante l'impero napoleonico, fu tra i fondatori della loggia capitolina la Virtù Trionfante, Quirino Candelori, e del padre Giovanni Antonio Braus, professore di umanità e retorica nel seminario di Padova, e poi dopo il trasferimento nella capitale nel 15, l'aggregazione alla risorta Compagnia di Gesù, docente di retorica a Urbino e a Reggio Emilia, il cui diuturno interesse per la lingua di Cicerone e l'ammirazione per la musa montiana sono attestate fra l'altro da 7 corrispondenze inedite per gli anni 1807-1810 allo stesso Monti, conservate presso l'autografoteca Campori della Biblioteca Estensa Universitaria di Modena, ove si annoverano sempre inedite anche una lettera del Candelori del 1810 relativa all'invio della propria traduzione latina della detta Ierogamia e la maggior parte del carteggio tra Luigi Bellò e Monti per gli anni 1807-1823, su cui ho dato una tesi magistrale recentemente e che vorrei in prospettiva pubblicare. La stima del cospicuo lascito montiano alla biblioteca di Ferrara in senso modellizzante rispetto a una precisa volontà d'autore, tanto più significativa perché messa a punto in condizioni aggravate dal perdurare cronico della menomazione oftalmica che sin dal maggio 1822 aveva imposto il ricorso a una delicata e per nulla risolutiva operazione al condotto lacrimale dell'occhio destro, la vista sempre inferma più non regge, avrebbe scritto poco prima di firmare la lettera citata per ultima, rileva, è contrario, l'insoddisfazione
attorno all'ultima edizione collettanea delle opere varie del Cavaliere Vincenzo Monti, pubblicata appunto a Milano dalla Società di Frati Calci Italiani tra il 1825 e il 1827, le sue forzate lacune di cui appunto dice la più tarda missiva del gennaio 26 che ho citato all'inizio. Riguardo alla quale edizione e lettera si osserverà che al mantenimento pur parziale della promessa di un nuovo invio alla biblioteca di Ferrara di altre operette funzionali a incrementare il già nutrito lascito degli ultimi di ottobre del 24, non avrebbe posto freno neppure l'ictus che il 9 aprile del 26 ridusse Monti in fin di vita, lasciandolo semiparalizzato nella parte destra del corpo, con debolissimi segni di ripresa fino al 21 maggio del 1828, allorché sarebbe sopravvissuto un secondo ictus prodromico alla definitiva cessazione di ogni facoltà vitale il 13 ottobre del 1828 stesso. Infatti, l'8 ottobre del 26, il poeta abbattuto ma non domo scriveva all'amico cesenate Giovanni Antonio Roverella, noto anche per la propria passione di bibliofilo e scrupoloso raccoglitore di tutte le opere montiane, queste righe che non avete nell'andato. Pregoti ancora di salutare il vice bibliotecario Antonelli e di informarti se abbia ricevuto un esemplare dell'edizione che sta eseguendo a Milano delle opere mie, di quelle cioè che si licenzieranno dalla censura, la quale mi esclude le meno cattive il perché di questa faccenda, anzi guarda, di questa falcidia, puoi da te figurartelo. Abbiamo capito che si parla ancora una volta del problema appunto di cui ci dice la lettera introduttiva. Ma veniamo allora un attimo a vederla questa edizione, appunto, lacunosa. Curata appunto in limine mortis e pensata in forma originale di fatto fin dal luglio del 21 come contenitore delle liriche dei poemetti maggiori, in 8 tomi, gli ultimi 5 dei quali apparsi tra la tarda primavera del 26 e quella del 27. Nell'ordine essa comprende la quarta edizione dei Varietù, del volgarizzamento dell'intera Iliade, sono i tomi primo e secondo, pubblicati a luglio del 25, le poesie varie, il tomo terzo dell'aprile del 26, i poemetti vari, il tomo quarto del giugno del 26, la versione delle satire di Persio, il tomo quinto dell'agosto del 26, le tragedie, il tomo sesto del novembre del 26 e i dialoghi, tomi 7 e 8 conclusivi, dell'aprile e giugno del 26. Una rapida scorsa agli indici dei volumi terzo, quello delle poesie varie, e quarto, quello dei poemetti vari, che trovate ovviamente nell'Landau, mi pare che attesti la paventata schizofrenia rispetto al canone altrimenti definito della corrispondenza col Cavalieri del 30 ottobre 1824. Al netto delle confermate presenze delle rispettive versioni da Omero e da Persio e delle tragedie, qui si unisce in avantesto il nuovo e poi celebre brindisi per il giorno onomastico della mia donna, donna dell'alma mia parte più cara, per la Pickler, e del complemento delle prose in tema di lingua tratta alla proposta del 1817-1824, oltre che dal Poligrafo e dalla Biblioteca Italiana. Se prendete il, diciamo, Histron Proteron, il numero 4, e cioè l'indice dei poemetti, vi accorgerete che a parte la ristampa della Basviliana nell'edizione del 21, appare emblematica del forzato processo di censura e autocensura la scelta affatto decontestualizzata, ad esempio, dell'auroframmento pariniano dall'ultimo canto della Cantica in morte di Lorenzo Mascheroni dell'1, di cui naturalmente non si può pubblicare il resto, con cui, guarda caso, si chiude anche la crestomazia poetica leopardiana della fine del 1828, seppure per scelta allotria del poligrafo pomasco Francesco Ambrosoli, che peraltro era sodale di Monti. Sicché, oltre ai pesciaci dei lontani precedenti romani dell'81 e dell'82, vi ho segnato appunto in rosso quelli che sono i testi ripresi dalla sillogi appunto come bodoniana, quella del 1787, e ho distinti appunto il primo volume in azzurro chiaro e il secondo in verde scuro. Ripeto, il solo salvataggio funzionale non ricompreso nell'elenco dei 25 titoli inviati da Monti a Cavalieri, perché già annoverato negli scaffali della biblioteca di Ferrara, può dirsi quello della neoclassica Musogonia, ma nella forma della primigenia Ottavia Ostesca, con la conseguente esclusione, ad esempio, della spada di Federico II del 6,
ancora in ottave, e per esempio della palingenesi politica tra i poemetti del 1809 in versi scenici, sempre appunto per rimiciarci a un confronto fra quell'indice e l'elenco dei 25 titoli della lettera del 30 ottobre 1824. In questo senso, e vi chiedo adesso di retrocedere all'indice delle, appunto, delle tre, del numero tre, cioè quello appunto delle poesie varie, mi pare che appunto l'articolazione di quell'indice sia ancora più significativa, dal momento che già il peritesto editoriale registra da subito, cito, la ripugnanza di Monti a permetterne, parlano gli editori, che fossero ristampati alcuni lavori della prima sua gioventù, con la facoltà di poter riprodurre tutti i componimenti che il Bodoni diede fuori appunto nel 1787, e l'aggiunta di, cito ancora, componimenti mai riuniti, riveduti e corretti dall'autore. Da qui la messa a sistema di un organismo tributario dell'ormai sclerotica tradizione arcadica, un solo pur gravido lustro separa questa silloge dal liber leopardiano dei canti, con la trenodia anzitutto distinta per forme poetiche, come potrete presentate nel complesso come ascendenti, dal breve, tradizionalissimo e monologico sonetto alla polifonica ampia e moderna cantata, per giunta focalizzata sull'accettazione dei nuovi padroni austriaci, passando per l'ottava, avulsa però dalla chiave narrativa, la canzonetta e l'ode d'impianto settecentesco, cantabile e occasionale, cui si tratta per contiguità tematica l'unica canzone petrarchesco more. A questo impianto squisitamente metrico, all'incirca un terzo del libro, che non ho visto male, va sovrapposta una biforcazione tematica all'insegna della polarizzazione anch'essa ascendente, leggero versus serio, come del resto succedeva mutatis mutandis nella precedente raccolta ordinata dell'87. La prima parte era dedicata al Papa, la seconda al nipote del Papa, Don Luigi Braschi, il padrone di allora di Monti. Con la ripresa dell'ottava, adesso però in chiave visionaria, della terzina dantesca tra Bibbia ed elegia, e infine dello sciolto con un più forte timbro metapoetico. Indicato sul finire dallo stesso Monti il 9 gennaio 1826 e poi pubblicato quasi quattro mesi più tardi, il volume delle poesie varie risulta in allestimento almeno dal settembre dell'anno precedente, come dicono gli scambi progressivi di bozze tra il poeta e la tipografia, nei quali si evince la sintomatica e piuttosto tempestiva richiesta da parte dell'avveduto editore, cioè di Giovanni Resnati, accolta senza apparenti remore da Monti, circa la necessità di un corposo ampliamento del corpus in fieri, valutato in negativo come, cito, di mole alquanto piccola da parte dell'editore. Ciò giustifica l'inserimento nell'ultimo terzo del volume di quell'eccentrica, avete visto, appendice di poesie del tutto inedite, con la miscidanza di forme brevi, sonetto, epigrammi, anacreontica e lunghe, ode, canzonetta e sonetto fodato, adottate a traduzioni anche non d'autore, sia in prosa sia in versi, tanto dall'antico quanto dal moderno, e la salvaguardia di un minimo effetto cornice rappresentato al posizionamento in cauda di un inno drammatico in lode dell'imperatore e dell'imperatrice d'Austria, al fine evidente di rimpolpare un organismo nel frattempo amputato, o meglio autoamputato, di tutte le ricche relative agli anni repubblicani e napoleonici, come rileva lo viato temporale di circa 20 anni fra l'ode per Teresa Bandettini, 1724, ultima, un ipotetico primo tempo poetico tardo ferrarese e romano, e la cantata per l'arciduca Giovanni d'Austria del maggio 1815, prima dell'ultimo tempo asburgico della stessa musa montiana. Al di là delle doglianze dell'autore, un orizzonte prospettico ricezionale così manifestamente lacunoso avrebbe presto generato un'inevitabile controspinta verso il tentativo di recupero di quanto soppresso controvoglia dall'edizione Ne Varietur del 1825-27, pure la permanenza delle medesime condizioni sfavorevoli imposte dagli organi di censura al vecchio latte. Mi limito anche in questo caso a un solo esempio, ma che ritengo particolarmente interessante, in quanto coeva l'uscita della raccolta delle stesse opere varie di cui avete visto l'indice. Qui non vi ho riproposto l'indice per ragioni di economia,
Si tratta degli 8 volumi delle opere del Cavaliere Vincenzo Monti e si va di valutazione quantitativamente simmetrica rispetto alla raccolta milanese, seguita una rara appendice di testi, cito, troppo dalle sane dottrine discordanti, dall'avvertenza dell'editore. Essi furono probabilmente licenziati in origine con la falsa indicazione di stampa Italia 1821, alquanto provocatoria in senso nazionalistico e carbonaro, con prefazione al primo volume in data Palermo, 17 gennaio 1821. Furono poi apertamente diffusi a partire dal volume quinto del 1827, con reimpressione sempre in data 27 dei frontespizi dei precedenti 4 volumi, dalla Stamperia delle Muse di Bologna, diretta sì da un personaggio certo compromesso con l'attività spionistico-delatoria dei governi della reazione come Pietro Brighenti, peraltro già viceprefetto di Cesena durante la stagione napoleonica, ma forse all'ombra di una figura direttamente riconducibile lo scrittoio montiano è per nulla tacciabile di aderenze austriacanti o papaline, come già citato conte cesenate Giovanni Antonio Roverello. L'ipotesi che vi propongo varrebbe in ragione del posizionamento in calce all'ottavo e ultimo volume dell'edizione, appendice esclusa, di una corrispondenza passiva dello stesso Roverella con Monti. Si tratta di una lettera non datata e parziale, ma poi ricompresa integralmente dall'epistolario di Bertoldi alla data 10 febbraio 1827, che risalta però in funzione al fatto modellizzante al modo di un'eccentrica e antifrastica epigrafe. Scrive il poeta, cito, «Nel miserabile stato in cui si trova la mia salute, peggiorata nei giorni andati, non solo dall'iniqua stagione, ma più dall'estremo abbattimento di spirito in cui sono caduto, il chiedermi versi gli è un chiedermi l'impossibile. Nulla cosa avrei tanto desiderata quanto il far cosa grata a te e al conte Gucci. Ma credimi, la mia fantasia è assiderata, prostrata, e tu devi perdonare al tuo povero amico l'impotenza di far contenta la tua di Marta». Alla fine di 8 volumi, appunto, di prose e versi del Cavaliere Vincenzo Monti. Giovanni Antonio Roverella, della stessa generazione di Foscoli e di Pietro Giordani, risulta variamente implicato nelle attività cospirative degli anni 20 e 30, con i primi sospetti di affiliazione carbonare di concorso in mancata strage del 22-23, accanto all'amico Edoardo Fabbri, campione del settarismo liberale romagnolo e autore di una celebre memoria dal carcere, postuma, sull'onda del precedente Lippellico e in vista del successivo monumento gransciano di cui ci parlava, guarda caso, Paola, nell'introduzione al convegno. Le conseguenti restrizioni alla libertà personale e obblighi di sorveglianza morale di polizia annoverano il nome di Roverella tra quelli dei condannati dalla famigerata sentenza Rivarola del 31 agosto 1825. C'è una partecipazione al governo insurrezionale provvisorio della città di Ferrara durante i moti del 31, benché per un mese soltanto, ma in veste di podestà. Ciò spiega perché a un altrimenti nobile, stimato e apparentemente inoffensivo bibliofilo e traduttore dal greco, venisse negata la deposizione in una tomba propria, in luogo della sorpassata tumulazione familiare collettiva nella chiesa vita di San Giuseppe Artigiano, dove egli riposa indistinto. Orbene, tanto nei primi due tomi della Silloge Felsinena, recanti senza soluzione di continuità, in sommaria progressione ascendente, poemetti, canzoni, inni, ode, cantate e drammi, quanto nel quarto, con duplice sommaria progressione discendente, prima di ottave, sestine, quartine e terzine, e poi di sciolti, canzonette e odi, sonetti e epigrammi, sciolti, canzonette e odi, sonetti ed epigrammi, con ciascuno dei raggruppamenti partitamente disposti in ordine cronologico, trovano spazio diversi tra i componimenti trasmessi da Monti alla Biblioteca di Ferrara nell'ottobre del 24, dal dramma ai pittagorici dell'8, ai primi tre canti della Cantica Morte di Lorenzo Mascheroni dell'1, dalla spada di Federico II del 6, alla Palingiana di Politica del 9, dal Genetliaco per la nascita della primogenita della principessa Augusta Amalia e del principe Eugène Beauharnais del 7, alle altre due odi canzonette della Gerogamia di Creta, le nozze di Napoleone con Maria Luisa d'Austria del 1810 e delle api panagrafi di Alvisopoli per la nascita del re di Roma, Napoleone II del 1811. Raccontare lettere filologiche sul cavallo lato di Arsino e del 4, la lettera all'abate Bettinelli del 7,
collocate rispettivamente nel quinto e nel terzo volume, tra le prose satire e in calce alle tragedie. Così, fatta la tara del melodramma comico stratonica dell'undici, opera più collettiva che individuale, da ricondurre comunque alle frequentazioni di Monti con l'intelligenza culturale napoleonica del Regno Italico, facente capo al cosiddetto circolo Paradisi, si potrebbe addirittura azzardare in forma provocatoria l'aspetto riguardo al maggior privilegio implicitamente accordato dall'autore tramite l'amicissimo Giovanni Antonio Roverella alla Silloge bolognese rispetto a quella mutila milanese. Per cui mi riservo comunque di procedere a ulteriori approfondimenti anche oltre il perimetro degli atti. Avviandomi invece a concludere, ritengo di dover spendere alcune parole brevi, quantomeno riguardo alla delicatissima questione dello stato degli scartafacci di Monti dopo la sua morte, con particolare riferimento all'allestimento della prima raccolta postuma, quella delle opere inedite e rare del 1832-34 per i tipi milanesi di Francesco Lampato in 5 volumi, sulla quale ho già avuto modo di soffermarmi più volte in passato, per cui confido mi consentirete l'accio di una maggiore brevità. E qui appunto vi invito a così scorrere il numero 5, e cioè quel catalogo dei manoscritti del cavaliere Vincenzo Monti che avevo ritrovato all'epoca della tesi di dottorato, quindi guerre puniche, tra le carte del fondo Piancastelli della comunale di Forlì, redatto in tempi successivi alla morte del poeta e certo precedente l'uscita della nuova raccolta, seppure non attribuibile ex professo alla mano di Costanza Monti Perticari, la quale ebbe comunque modo di occuparsi in prima persona dell'allestimento dei diversi materiali essenziali della stampa di tutti i testi inediti dell'edizione in parola, proprio sulla scorta e sulla disponibilità dell'archivio paterno. La numerazione progressiva, come spiegato in calce al numero 14, corrisponde a quella delle buste che in origine contenevano i diversi scartafacci, non senza un implicito ordine gerarchizzato, ma questa volta da ascrivere agli eredi più che al poeta. Non scorro l'elenco, sono disponibile eventualmente, come dire, a essere bersagliato dopo. E chiudo. Benché Costanza potesse disporre liberamente e unitariamente degli scartafacci paterni poi variamente smembrati dal trascorrere del tempo e dall'interesse degli uomini, ella non si fece scrupolo di correggere, mutilare e addirittura annichilire tutto quanto le sembrasse cospirare contro il proprio intransigente senso di salvaguardia della presunta memoria di un Monti convertito e rispettoso dell'autorità costituitasi dopo la Restaurazione. Si infuocavano così, neanche a farlo apposta, le stesse problematiche appena dell'edizione milanese del 25 e 27 e lamentate in più occasioni, come abbiamo sentito dal poeta, ma adesso senza più chance di resurrezione da parte di Roverella di turno, come hanno rivelato ad esempio i guasti non sanabili inflitti a ben 4 delle 9-10 lezioni superste del magistero accademico montiano a Pavia tra il 1802 e il 1804, in cui nelle vesti dei Roverella di turno c'eravamo io e Duccio Dongiorno. Con partecipe della violenza coscienziosamente inflitta alla volontà di Monti autore dal sangue del suo stesso sangue, fu come noto il magistrato trentino Paride Zaiotti, il quale, in ragione del proprio ruolo ufficiale, come amico particolare della famiglia del poeta e poligrafo di qualche merito, ebbe modo di vagliare partitamente tutti i manoscritti trasmessi dall'editore Francesco Lampato all'autorità di revisione. E vedendo così anche a valle dell'occhiuto lavoro compiuto di taglio e tessitura compiuto da Costanza a Monte, la permanenza di contenuti giudicati impropri o sconvenienti rispetto a una Weltanschauung confessionale e filo-austriacante. Non a caso, morta la vedova Pickler, il 19 maggio 1834, il legatario più degno e fedele delle carte apparute allo scrittorio di Monti, costituenti la base della sostanzialmente apocrifa edizione delle opere inedite rare, sarebbe stato individuato proprio in Paride Zaiotti, al quale esse toccarono in sorte prima della morte di Costanza, avvenuta il 7 settembre 1840, per poi passare ai di lui eredi il 29 dicembre del 1843. Gelosamente conservate sino al principio degli anni 30 del Novecento fra Trieste e Carpello di Mestre,
nei rispettivi archivi dei nipoti del magistrato Trentino, esse uscirono infine, più o meno malconce, dalla sfittica tutela del circuito familiare per aprirsi al prezzolato ma libero mondo dei bibliofili e dei collezionisti, con il quale spesso e volentieri i filologi finiscono per ritrovarsi in felice e feconda sintonia. Ma questa è appunto un'altra storia che peraltro ho già avuto occasione di raccontare. Grazie. Adesso c'è la macchina di Paola che va a vendicare le oscene cancellature della sì, Costanza. È capace anche di recuperare proprio i pezzi di carta che mancano. Ah, proprio bucati? Cioè, no, strappati. Allora ci fanno nemmeno la mano. Vabbè, bene, grazie. Allora proprio era, dovevano esserci cose proprio... Grazie per questa... lunga e densa relazione a Luca Frassinetti che ha sollecitato una serie di riflessioni sulle strategie macrotestuali, no? Di Monti in un frangente estremamente delicato della sua vita e della vita degli stati peninsulari. Con la relazione di Luca Frassinetti ci siamo spostati in avanti, oramai al di là dello spartiacque della restaurazione, e quindi abbiamo affrontato, soprattutto con questa coda estremamente interessante, sulla quale spero che ci sarà occasione di qualche approfondimento per soddisfare le curiosità mie e soprattutto del pubblico, immagino. Questa coda sulle carte di Monti e sul, ancora una volta, sul ruolo degli eredi, dell'erede in questo caso, una donna castrante, quella di Costanza, no? nei confronti di Monti. Bene. Benissimo, allora grazie. Io chiamerei a questo punto l'ultima relatrice della giornata, Margherita Centenari, anche lei si è presentata nel sito del convegno, quindi le cedo la parola. Ci parla di Leopardi e l'archivio, volontà di memoria e volontà ordinatrice. Grazie. Grazie. Mi sentite? Sì. Questo funziona? D'accordo. Grazie. Grazie naturalmente a Monica, a Paola per l'invito che mi hanno rivolto. Vi vedo stanchissimi, siamo tutti molto stanchi, quindi punterò alla brevità, alla concisione. Seguo una traccia divisa in tre punti che spero mi aiuterà in questo, a rispettare i tempi e che dovrebbe aiutarci anche a riflettere su questo tema più complesso di quanto non sembri per Leopardi. Inizio quindi dal primo punto, ovvero inizio col darvi alcune coordinate generali sulla consistenza e sulla tipologia degli archivi attuali di Leopardi, dei fondi leopardiani, anche a costo di ripetere in estrema sintesi ovviamente dei fatti che sono molto noti. Dunque, i materiali superstiti per Leopardi ammontano ad almeno 13.000 carte, delle stime più precise non sono disponibili. È un insieme fatto di carte varie, naturalmente autografe, soprattutto belle copie, come sappiamo, anche ideografi, anche apografi, a cui vanno aggiunte le circa 2.000 lettere, minute, originali, copie di Leopardi e a Leopardi che compongono l'epistolario dell'autore. La maggior parte di questo corpus oggi è conservato in quattro centri di raccolta principali, naturalmente quello di Recanati, Casa Leopardi, che ospita soprattutto i testimoni degli scritti giovanili, più 220 lettere allo stato attuale della catalogazione, quello napoletano della Nazionale, che contiene quasi 11.000 carte, più di 4.500 sono quelle zibaldoniane, più ci sono ovviamente tutti gli altri testimoni e molte lettere. Queste sono conservate sotto 25 segnature, la cui numerazione romana riflette ancora lo stato di conservazione delle carte rimaste alla morte di Leopardi tra le mani di Antonio Ranieri e poi per decisione di una commissione ministeriale allora presieduta da Carducci, destinati nel 1897 alla biblioteca, dove confluiranno solo nel 1907, di mezzo c'era una questione giudiziaria. Il fondo della Nazionale poi di Firenze, il Banco Rari, che conserva una parte speciale della produzione leopardiana, cioè gli scritti filologici che erano stati lasciati direttamente da Leopardi a De Sinner negli anni 30, poi da questi donati a Vieux e quindi alla Palatina, dove entrano
nel 1858, e infine l'archivio comunale di Visso, trasferito poi a Bologna per questioni di terremoto recente, dove si trovano gli autografi che furono acquistati sempre alla fine dell'Ottocento dall'allora sindaco di Visso, Gaolo Antinori, da Prospero Viani, uno dei grandi raccoglitori ed editori di materiali leopardiani dopo il 1837. Più di 80 altri microfondi, per un totale attuale di 464 ingressi manus, che non sempre però corrispondono a manoscritti unitari, no? Spesso si tratta ovviamente di compositi con tanti inserti, sono stati individuati grazie a una recente ricognizione che è stata condotta da Laura Melosi e giovani collaboratori nell'ambito di un progetto Biblioteca Digitale Leopardiana, che porta finalmente a disposizione il complesso di queste carte, chiamiamole disperse, e sana quindi una delle due grandi lacune negli strumenti della filologia leopardiana. L'altra, che invece è ancora in sospeso, come gli specialisti sanno molto bene, riguarda la biblioteca dell'autore, che pure farebbe parte, diciamo, del nostro discorso naturalmente, anche se quella di Leopardi era una biblioteca condivisa, no? Non era solo sua, e che è ancora conservata ovviamente a Recanati, mai più catalogata dopo la fine dell'Ottocento, mentre sono note le dispersioni subite, non soltanto di volumi che sono originariamente censiti, non più rintracciabili, ma anche di carte autografe contenute nei volumi, segnalibri, no, con spogli, appunti, con cui Leopardi aveva l'abitudine di indicizzare e postillare a distanza, diciamo, i volumi di suo interesse. Allora, con l'eccezione di Recanati, se vogliamo, lo stato attuale di catalogazione di questi fondi è piuttosto buono. Oltre ai progetti che ho già citato, Fabiana Quacciacuoti ha allestito, come sapete, un nuovo catalogo online completo di tutti i manoscritti napoletani, sta coordinandone una digitalizzazione a tappeto che sarà presto riversata nella teca di Internet Culturale. E la descrizione delle carte fiorentine, anche quella è stata da poco aggiornata, e alcune delle scansioni degli inventari storici sono già scaricabili da piattaforme come Archive.org, ad esempio. Il che però non significa in effetti che oggi gli specialisti possano contare su una strumentazione da ritenersi, diciamo, esaustiva, che guardi al di là della fase del censimento. Le edizioni più recenti di scritti leopardiani, penso ai disegni letterari che sono appena usciti, curati da Franco Dintino nel 2021, i pensieri, anche quelli appena usciti, curati da Emilio Russo, che in questa edizione annuncia la revisione del caso filologico impostato da Durante alla fine degli anni 90, mostrano già con evidenza la necessità di una ricognizione organica sui manoscritti, a cominciare da quelli napoletani, il cui riassetto nel nuovo catalogo digitale potrebbe essere l'occasione per ulteriori accertamenti, soprattutto di tipo codicologico e paleografico, cioè per fare che cosa? Per allestire dei repertori delle carte, delle filigrane, naturalmente delle scritture, autografe e apografe, degli inchiostri, tutti strumenti che ancora non abbiamo, il tutto in vista ovviamente di una migliore conoscenza della documentazione e anche però della datazione di alcuni testi che hanno una cronologia ancora incerta per Leopardi. E poi ancora l'assenza di un catalogo però unitario per l'autore, per Leopardi, ha inciso sulla restituzione di alcuni dossier genetici, specialmente quando portatori di tradizioni molto discontinue. Sempre per farvi un caso recente, il ritrovamento alle Estense di Modena ad opera di Gioele Marozzi, che è uno dei collaboratori appunto di Laura Melosi, di una copia ranieriana con correzioni d'autore delle Ode a Despote, che sono dei testi che io ho studiato, finti antichi, composti da Leopardi nel 1816, ha portato alla luce un tassello ancora mancante nella ricostituzione dell'indice della stampa Piatti dei Canti, che fino a poco tempo, pochissimo tempo prima della consegna in tipografia, avrebbe dovuto contenere in coda, vedete numerati come canti 24-25, questi relitti di poesia greco-latina giovanile, che cambiano decisamente la nostra percezione della forma originaria del primo libro dei canti, avvicinandolo alla stampa definitiva, alla starita napoletana, dove, come sapete, la stessa posizione sarà occupata
dall'appendice dei frammenti che recuperano sempre poesia giovanile in parte. E poi chiudo con i desiderata, cioè mancano comunque, sono troppo pochi e poco organici studi sui fondi che richiedono di essere considerati come entità storiche, naturalmente, la cui incidenza sulla ricezione novecentesca e attuale di Leopardi resta da sottesare. E infine mancano studi sul problema centrale posto dal convegno, cioè quanto si possa ricavare da qui, da questo materiale superstite, sulle forme dell'archivio originario, e quindi sui rapporti intrattenuti da Leopardi con le carte. Quindi così vengo al secondo punto, cioè appunto l'archivio originario. Allora, posto che quello che ci resta di Leopardi ci resta per precisa volontà d'autore, no? Visto che si parla di queste categorie, di questo siamo certi, Leopardi vive in un momento in cui il valore dell'autografia non è soltanto acquisito, ma è diventata una moda, e lo sappiamo. Resta non facile dire qualche cosa su questo problema. Si tratta più che altro di misurare delle assenze non scontate. La prima e la più evidente riguarda le volontà postume, cioè mentre per tanti degli autori di cui abbiamo sentito in questi giorni, poi per Manzoni, che ha il grande confronto chiarificatore, no, per Leopardi, abbiamo dei testamenti che esplicitano le volontà ultime dell'autore in merito alle proprie carte e ai libri, per Leopardi no. A fronte di una produzione manoscritta di eccezionale ricchezza, le indagini, sono state indagini lessicali che ho condotto sistematicamente sull'epistolario, sullo Zibaldone, sulle opere, non fanno emergere quasi mai dichiarazioni esplicite o almeno allusioni al complesso archivistico originario, non dico singole carte o singoli manoscritti, ma al loro complesso. Casi a parte sono due: da un lato lo scambio epistolare con De Sinner, ovviamente gli anni 30, quello di cui vi ho già parlato per il lascito fiorentino, dall'altro una nota raccolta di appunti compilata tra 22 e 23 sotto il titolo di Supplemento generale a tutte le mie carte, un bifoglio miscellaneo che venne scritto da Leopardi durante il soggiorno romano, cioè in un momento di indisponibilità di accesso alle sue carte, dal quale però proprio per la sua astrattezza non si può ricavare qualche cosa di utile sul profilo materiale dell'archivio, diciamo. Chiaramente Leopardi accenna molto spesso ai suoi manoscritti, ma si riferisce per lo più a singoli esemplari, ricopiati con fatica, inviati agli editori con molte preghiere per il rispetto assoluto di tutti i dettagli formali, dispersi dalle poste, fatti spedire dai fratelli, eccetera. Molto più raramente, dicevo, all'insieme dei documenti, alla loro collocazione originale, rispetto alla quale, per esempio, non mostra di rilevare confusioni, dislocazioni, eccetera. L'eccezione più evidente a questa regola silenziosa è rappresentata da questa lettera, una lettera del 9 novembre 1825, spedita da Bologna al fratello Carlo, in previsione di una progettata edizione poi naufragata complessiva di tutte le opere del conte Leopardi. È una lettera notissima, ovviamente, ma di solito è considerata per ricostruire i contenuti della silloge. Mentre, come dicevo, la sua importanza sta anche nel fatto di essere, non dico la sola, ma diciamo senz'altro la testimonianza più esplicita che apre uno squarcio diretto sull'archivio di Leopardi. Allora la leggo rapidamente. Carlino mio, ti scrissi ultimamente, si vogliono stampare qui le opere del conte Giacomo Leopardi, tutte quante, con ritratto, cenni biografici, insomma con tutte le cerimonie. Io ho lasciato così alcuni manoscritti che mi bisognano per questa edizione. Stammi dunque attento. Tu anderai al mio comò. Uno, nel tiratore grande di mezzo troverai un involto di carte chiuso con uno spago. Prendi questo involto. Due, poi da un'occhiata a tutti i manoscritti contenuti in quel tiratore e prendi tutti quelli che tu capisci che siano scritti dal 1815, inclusive in poi. Troverai delle carte di traduzione del frontone, queste lasciale stare che non servono. 3. Nello stesso tiratore, dentro un inviluppo coperto di carta bianca, troverai due copie di un articolo sopra il filone, eccetera, stampate. Prendine una.
Item troverai parecchie copie stampate delle mie annotazioni sopra la Repubblica di Cicerone, prendine una. 4. Nello stesso tiratore oppure nel comodino, la chiavetta del quale sta nella ribaltina del comò, ci deve essere una copia in foglio della mia traduzione di Dionigi d'Alicarnasso di tuo carattere, prendila. 5. Esamina la ribaltina e se ci trovi cose scritte dopo il 15 che ti paiono poter servire in qualunque modo all'edizione presente, pigliale. 6. Nella scanzia troverai il mio saggio sugli errori popolari degli antichi, manoscritto legato, prendilo. Di tutte queste cose fanno un piego e mandalo al direttore della posta di Loreto. Allora, dopo aver setacciato la camera del fratello, Carlo risponde, a pochi giorni di distanza, dice di essersi accorto tardi di un paio di postillati di opere successive al 15, che potevano forse fare comodo. Domanda se sia il caso, ad esempio, di approfondire le ricerche di eventuali stampe corrette, che quindi evidentemente stavano da un'altra parte. Chiede anche se vi sia tra le lettere qualche cosa di utile per i cenni biografici o se sia il caso di scartabellare, uso proprio questo verbo, i numeri dello Spettatore Italiano, una delle riviste che Leopardi leggeva nei dintorni della conversione. Poi dice nella scansia ci sono ancora molti quaderni di contenuto filologico. Il resto Giacomo l'ha con sé. È una situazione analoga a quella che si era già verificata quando nel 22 Leopardi scriveva a Monaldo per domandargli la cortesia di spogliare un tomo della biblioteca, un tomo del Fabricius, e quindi di inviargli per posta una sua cartuccia con degli appunti su Teopompo, salvo poi rendersi conto che quell'appunto si trovava già tra i suoi fogli che erano a Roma con lui. Quindi cosa emerge? Emerge il profilo del doppio archivio d'autore, no? Quello domestico, fisso e residuale di Recanati, a cui ha accesso la cerchia ristretta dei familiari e dove sono conservati manoscritti, stampe e postillati di opere ritenute superate ma riutilizzabili, alcune lettere, sarebbe bello capire quali, i periodici, alcuni spogli bibliografici rimasti tra i volumi di casa. L'altro archivio è in movimento e segue l'autore nei suoi spostamenti. Tutti e due non sono perfettamente gestiti da Leopardi, che in entrambi i casi in cui ne parlo sono pochissimi, vi ho detto, già mostra due defiance nel ricordo della collocazione corretta. Allora, sull'archivio itinerante, che cambia naturalmente nel tempo, possiamo dire poco. L'altro, invece, avete visto, doveva almeno mantenere la separazione tra opere erudite filologiche e scritti originali, con questi ultimi disposti in una maniera che direi piuttosto disordinata, perché si parla di faldonisti, però chiaramente distinti per cronologia, se anche Carlo poteva riconoscerne la periodizzazione. Il tutto si direbbe quindi nel rispetto di una scansione temporale, forse autobiografica, della propria produzione, sulla quale però potrebbe pesare in questo caso anche la natura della richiesta, cioè la natura della pubblicazione bolognese, vi ho detto, in tutte le opere. Sono piccole tracce, diciamo, di una volontà d'archivio che nella nostra lettera si sovrappongono alle impellenze di una volontà di stampa. Allora, sin qui le fonti indirette. Qui c'è il tiratore. Cioè il comò, no, dall'altro lato della stanza ci sarebbe la ribaltina. Dicevo, quelle dirette ci aiutano invece forse a capire ancora qualche cosa in merito a un altro paio di questioni che pure sono fondamentali. La prima, a quali principi era ispirata la conservazione delle carte? Cioè, cosa prevaleva nella costituzione di questi archivi come configurazioni non neutre, ma determinate di volta in volta da spinte diverse, la volontà di stampa, che era fondamentale naturalmente per Leopardi, o una più generica volontà di memoria slegata da necessità editoriale. E poi, seconda domanda da $1 milione, come Leopardi concretamente si orientava tra le sue carte? Anche qui faccio solo due esempi e raggruppo le testimonianze in due insiemi a partire proprio dall'oscillazione tra volontà di stampa e volontà di memoria. Allora, al primo estremo appartengono i dossier genetici delle opere che, nonostante la loro natura, recano traccia talora di interventi dalla finalità non strettamente redazionale, e dall'altro lato
diciamo quello dell'officina, le testimonianze delle tante schedine, carte sciolte, che pur legate solo a un generico bisogno, no, di memorizzazione, però conservano qualche volta segni indicativi di tentativi di ordinamento interno. Quindi parto dai manoscritti genetici e in particolare dalle canzoni. Allora, qui è notissima la descrizione del modo di lavorare di Leopardi. Una descrizione data da Gavazzeni sulla scorta di Besomir, molto ripresa. Sapete che il metodo di redigere i testi era articolato in tre fasi, testi poetici appartenenti ai canti, specifico. Prima la ricopiatura dei versi nella lezione ultima, che Leopardi ricavava da materiali preparatori che non sono rimasti a noi. Poi la registrazione delle varianti genetiche alternative e varie note sia di certificazione linguistica sia di altro genere che compongono la cosiddetta varia lectio, cioè la postillatura nei margini più o meno dei manoscritti, e infine la selezione entro questo largo bacino delle lezioni utili a correggere il testo. Questa è una ricostruzione talora assunta a paradigma per spiegare tutto Leopardi. In realtà fuori dal perimetro dei canti e delle operette non funziona benissimo, no? Non solo perché ovviamente la varia lectio non c'è ovunque, ma perché la fenomenologia di certi manoscritti indica che ci troviamo anche di fronte a prime stesure. Per esempio è il caso di un nucleo dei tardi pensieri, il nucleo principale, oppure di alcuni testi giovanili. Oppure talvolta capita che il materiale preparatorio sia rimasto e che quindi si possano misurare i travasi dagli appunti preliminari alla composizione direttamente. Comunque, anche limitandoci ai canti, bisogna dire che al contrario di quanto si tende ad esumere dalle parole di Gavazzeni, di solito, la ratio con cui le note vengono registrate nei margini dei manoscritti non sempre coincide per Leopardi con la necessità di correggere il testo o di registrare le indagini lessicali che gli interessano. Documenti come questo qui, questa è un'immagine di Alla Primavera, rappresentano la sezione materialmente più impressionante dell'insieme archivistico dei canti, e questa loro conformazione è connessa a una precisa poetica espressiva, il dettato dotto peregrino delle canzoni civili e filosofiche che poggia appunto su larghe esplorazioni linguistiche. In questo momento, d'altra parte, le preoccupazioni formali vengono a Leopardi dalla polemica con la Crusca, una polemica che poi confluisce nelle annotazioni alle canzoni stampate insieme ai versi a Bologna. Ma qui il punto è che i commenti delle carte private non confluiscono tutti nelle annotazioni, anzi in minima parte lo fanno e hanno in realtà un tenore diverso. Cioè sui manoscritti non si trovano polemiche rivolte all'esterno, ma piuttosto appunti sulla proprietà di un'espressione, riflessioni, diciamo in generale, rivolte a un lettore che coincide con l'autore, il quale autore talvolta annota dei commenti, come dire, utili non alla correzione o al chiarimento del senso di un passo, ma alla fissazione della sua stessa prospettiva critica. Mi spiego con due esempi. Il primo, vedete, al verso 194 di un postillato di sopra il monumento di Dante, dove la lezione templi è una lezione accettata perché considerata in sinergia con marmi, in base a un criterio che è spesso seguito da Leopardi, l'astensione dalla ripetizione. Questo criterio è esplicitato a margine. I templi denotano propriamente l'architettura e possono star con marmi che né tutti i templi sono di marmo né interamente di marmo, né quindi l'indole del concetto a riguardo nominandole ai marmi che li possono comporre. Ancora i versi 19 seguenti del postillato, questa volta di Adangelo Mai, Leopardi prima corregge, vedete al verso 20, grido in clamor, poi sotto al 27 ipotizza di fare il contrario, tenta un'altra lezione, che è dei sepolti e la voce, e infine torna alla forma base, che quindi riscrive in interlineo, che poi però diciamo abbandona perché? Perché l'ambiguità provocata dall'obbligo di concordanza del tanto, che si sarebbe dovuto convertire al femminile tanta, avrebbe interferito con il natura del verso appena sopra, no? I versi 25 e 26. Un ragionamento complicato, sintetizzato sempre a margine, dove Leopardi annota: grido dei sepolti potrebbe valer fama, dopo natura non si può dire tanta, che a prima vista si riferirebbe a natura.
sono commenti a non correzioni, diciamo, non varianti. Siamo di fronte, cioè, a postille di autocommento di natura un po' speciale che rivelano un interesse più largo, dicevo, di quello correttorio esegetico, cioè un interesse non sincronico al testo, ma diacronico, relativo ai ragionamenti di Leopardi, che voleva ripercorrere in un secondo momento. Quindi nella polarità di cui dicevo all'inizio, qui in questo caso sulla volontà editoriale prevale senza dubbio quella memoriale. E se per la loro specifica natura, ovviamente redazionale, i testimoni genetici non possono paragonarsi alle tante carte o schedine di cui si compone l'officina leopardiana, la finalità che determina di fatto la conservazione di tutto questo materiale eterogeneo è analoga per l'autore e ha a che vedere con quella inclinazione autobiografica che già affiorava nella lettera al fratello. Fra l'altro è la stessa spinta, è ovviamente generatrice delle scritture diaristiche e della loro indicizzazione, e questo sarebbe il tema di un altro intervento che ovviamente non apro. Ultimo esempio invece prima di concludere riguarda, dicevo, la organizzazione delle carte, cioè la misurazione di una possibile, per quanto labile, volontà ordinatrice in Leopardi. E a questo proposito mi sposto su un territorio più periferico e quindi più dominabile, che è quello delle schedine di contenuto filologico. Ad esempio, quelle che corredano la lettera a Pietro Giordano sopra il Dionigi del Mai, un testo scritto tra il giugno e il luglio 1817, dopo un tentativo di traduzione dei frammenti ritrovati da Mai. Dunque, della lettera noi possediamo tre testimoni che vi ho elencato. Una prima stesura dettata forse a Paolino, un ideografo, no? Con correzioni e interventi di Leopardi, conservata tra le carte napoletane e preceduta da una serie di appunti preparatori, sono quelli che vedete siglati ABC dagli editori critici del testo, sono Timpanaro e Pacella. Poi ho un autografo sempre napoletano che contiene la versione definitiva della chiusa della lettera, e poi una copia in pulito derivata dai due manoscritti precedenti che è conservata a Firenze e che quindi contiene l'ultima versione del testo. Ora, gli appunti pubblicati da Timpanaro con le lettere ABC preludono, dicevo, alla prima stesura e sono depositati sulla stessa scheda miscellanea insieme a tante altre note. D, F, G, H sono invece posteriori alla redazione definitiva della lettera e così anche l'appunto E che viene dal supplemento generale già menzionato. La seriazione di queste aggiunte è derivata per Timpanaro sia dai contenuti ovviamente degli appunti, si capisce quali sono i riferimenti, in parte anche da postilline che si richiamano, vedi la cartina precedente, si richiamano in maniera generica, no? Vedi la cartina precedente, qui ho già detto, eccetera. Ma quello che ci interessa qui è soprattutto la conformazione di tutto questo materiale di corredo, che è significativa perché denuncia un diverso tipo di allestimento in base alla finalità degli appunti. Mentre infatti le note preparatorie più la nota siglata D, che sono tutte costituite da spogli bibliografici dell'edizione dionisiana del Mai e di altre edizioni, sono riunite sullo stesso supporto e non sono in alcun modo connotate da indicazioni peritestuali, cioè sono, diciamo, disperse in una scheda di appuntoni, quelle aggiuntive, tutte riconducibili a periodi cronologici diversi, ciascuna distinta dall'altra e tutte contenenti conferme o rettifiche alle osservazioni leopardiane della lettera, si riuniscono sempre sotto un titolo esplicitato in modi diversi da Leopardi, qui vi ho messo le immagini dell'edizione, perdonate, un titolo che o è formulato in una maniera analoga a quello che succede nel supplemento, quindi diciamo alle osservazioni sul Dionigi, che sottintende supplemento alle osservazioni o nel Dionigi o sul Dionigi, con formule diciamo varie. Dunque, se provassimo a ipotizzare la procedura seguita da Leopardi, dovremmo pensare a un'unica serie di annotazioni comprese sullo stesso supporto privo di indicazioni per il periodo relativamente breve delle letture preliminari o immediatamente successive alla stesura del testo, e poi invece una serie di interventi distinti nel tempo, distinti anche su varie carte,
e per questo, proprio per questo, bisognosi di essere immediatamente riconosciuti come appartenenti al lavoro sul Dionigi, con l'escamotage più ovvio di tutti, cioè con quello del titolo. Sono tracce minime, naturalmente, non soltanto perché parlare di volontà di archivio in senso stretto, cioè di gestione ordinata e ragionata delle carte, è difficile per Leopardi, che è molto parco di indizi su questo, ma anche perché nel mio caso emergono da una prova di indagine limitata al caso Campione, no? Mentre solo una ricerca sistematica estesa all'intero corpus degli scritti filologici potrebbe portare indizi veramente significativi in questo senso. E chiudo con una nota di metodo proprio su questo aspetto, perché la considerazione della produzione filologica di Leopardi come di una stagione a sé stante o di una parentesi, e non come di un'esperienza integrale legata al resto degli scritti dell'autore, è ancora molto diffusa tra gli specialisti, nonostante Timpanaro, e dipende da vari fattori, non ultimo, credo, proprio dal prematuro scorporo del fondo fiorentino dall'archivio maggiore. Un distacco, dicevo, autorizzato da Leopardi stesso, che consegnò i suoi autografi a De Sinner dopo il loro incontro a Firenze nel 30 per ragioni finanziarie, cioè prevedeva di poter guadagnare qualcosa dalla stampa di quei testi all'estero. Quanto questo sia pesato per decenni sulla nostra percezione di Leopardi è noto, ma forse è ancora troppo poco considerato. E occasioni come quella del convegno di questi giorni dovrebbero perciò consentire non soltanto di dettagliare, come ho cercato di fare, il quadro dei rapporti tra l'autore e le carte, ma anche, come dicevano le organizzatrici all'inizio, di rinnovare lo studio degli autori e della loro tradizione. Tanto più che l'osservazione diretta degli archivi ci induce finalmente a prescindere dalla visione predominante della biografia degli autori come orientata dalla tensione finalistica di volta in volta prodotta dall'opera, no? O dalle opere, e ci spinge a ricostruire le loro esperienze intellettuali come successioni più o meno continue di produzioni scritte diverse e sovrapposte tra loro. Cioè, nell'esperienza di Leopardi agli stessi giorni appartengono note zibaldoniane, composizioni diverse, lettere ai familiari, annotazioni filologiche e note zibaldoniane varie. Sono incroci e sovrapposizioni significative che solo lo studio organico del complesso dei documenti, cioè appunto dell'archivio, potrà davvero restituirci. Grazie. Grazie a Margherita Centenario per questa bellissima relazione su Leopardi. Ma no, fermati perché fermati assolutamente, perché adesso facciamo subito. Non vuoi interrompere la condivisione? Mi sembra che sono particolarmente grata a Margherita Centenari per aver affrontato una questione che di tanto in tanto è emersa in questi nostri due giorni di incontri in maniera molto chiara, questo sforzo di chiarire a noi e a se stessa la ricaduta che un'esistenza appunto itinerante ha sulla costruzione dell'archivio. Ciò che l'autore porta con sé, ciò che l'autore lascia. E poi anche questo... Sono vecchio, ma non ancora decreto. La funzione di imbuto che svolge un progetto editoriale sulle carte di un autore è un elemento che abbiamo visto in Alfieri, per esempio, in Leopardi, potrei dire anche negli autori che ci hanno preceduto, e poi questa ricorsività nella pratica delle annotazioni, no? Questo ritornare sui testi che da quanto ci ha mostrato Laurence Massé oggi pomeriggio fino ad Alfieri e poi ancora appunto Leopardi, è un elemento che ritorna e che evidentemente ci fa capire quanto vivi fossero questi archivi per i loro autori, quanto consultati. Io non dico nulla, lascio i... Stai tranquilla, nel caso stai seduta come stai benissimo. È un po' inconveniente, però... Quindi... lascio i relatori alle curiosità, al buon cuore del pubblico. Infliggete tutte le domande che volete. Abbiamo qui tre San Sebastiano. Sono Ma sei tu che c'hai là. Natalì si è subito prenotata.
Ma la parola archivio viene utilizzata da qualcuno, non siamo soli per parlare, ma anche nel mio controllo lessico in generale. Io vi faccio la domanda perché me la sono fatta a me, appunto, io non so, ho guardato se la utilizzava, lui non la utilizza per parlare, nemmeno in generale, cioè ne fa parte della sua. Invece Voltaire sì. Voltaire sì, perché Voltaire è anche uno storico e dunque è un termine, una nozione che lui utilizza. Dunque, Io se volete posso rispondere, il caso di Leopardi l'ho proprio controllato, sono 8 occorrenze in tutto, tutte di archivi esterni, ovviamente non è il suo mai, e si tratta di archivi filologici che hanno un interesse per Leopardi filologo. Io non ho avuto un archivio fittizio, scusami Monica, in un caso un archivio fittizio ma sempre di natura filologica, nel caso del Martirio dei Santi Padri sono delle falsificazioni che Leopardi ha composto, dove si immaginava l'esistenza di un archivio da cui veniva un manoscritto immaginario da cui avrebbe preso il testo poi finto. Molti parla spesso e volentieri delle sue opere, ma nel momento in cui sta lavorando o le deve pubblicare. L'epistolario da questo punto di vista è un testimone straordinario, perché a differenza della superfettazione, per esempio, di quello di Foscolo, tende a essere un epistolario estremamente oggettivo e molto concentrato sugli aspetti del letterato, più che invece di quelli dell'uomo, a differenza, in questo caso, dal caso leopardiano. E infatti Dionisotti, giustamente, lo considerava lo strumento migliore per l'accesso alla storia della letteratura italiana, diciamo dalla fine del 7 fino alla restaurazione, o comunque fino a 1828, fino a quando il poeta scompare. Quindi non parla mai di un archivio, ed è significativo, lo dicevo in relazione appunto alla questione, come dire, adesso provocatoriamente polarizzata con Alfieri, innanzitutto perché per esempio Monti è un autore che pensa, come Ovidio, direttamente in versi, a differenza invece del razionalista Alfieri, e anche diciamo del razionalista del francese Alfieri, perché al di là di tutto c'è anche una ma Alfieri avrebbe voluto di questo, perché come dire, sulla questione della parrucca io forse ti consiglierei magari di valutare l'ipotesi di dire Achille parla di Tersite, mi riferisco naturalmente al sonetto Autoritraccia, perché, come dire, ha tutto l'interesse a raccontare quanto faceva schifo, quanto era cialtrone, quanto incapace prima, perché lo fa alla luce ovviamente di quel monumento che è diventato. Per cui è evidente che la strategia anche con cui confeziona appunto quel monumento che tu hai puntualmente raccontato, è costruito da chi ormai è convinto che è diventato un classico. Basta leggere la prefazione alla sua autobiografia, in cui dichiara che lui la scrive lui, la sua autobiografia, perché sa già che gli editori venderanno le sue opere e per venderle ovviamente faranno scrivere la sua biografia a qualcun altro. Allora, piuttosto che farla raccontare a qualcun altro, la scrive direttamente lui, come dire, volendoci dire che così è più oggettivo, perché se tacerà le cose che non si possono raccontare, però dichiara di fatto che racconterà solo cose vere. E infatti, ecco, metodologicamente mi permetto da zio anziano di consigliarti di non utilizzare Alfieri per autocommentare Alfieri. No, te lo dico perché, cioè, tu devi partire dal presupposto che è un mentire. Cioè, io sto con Bertana e con De Benedetti, cioè se devo scegliermi due, diciamo, autori per accedere ancora all'opera alfieriana, mi scelgo ancora appunto il Bertana del 12 e De Benedetti del 48, che io ritengo siano due monumenti, chiaramente tutti anti-alfieriani, ma Alfieri è bello per questo, perché accanisce anche un po' troppo su alcune cose. In fondo a me non interessa prendere in castagna. No, però capisci, quando tu parli di aspetto morale, sì, io credo che... Però qui c'è una discussione. La vita è un romanzo. Però lasciamola rispondere. Un bellissimo romanzo picaresco.
Al volo un attimo sulla domanda che aveva fatto Nathalie, giusto per dire che non ho avuto lo zelo di fare la verifica, che però farò perché effettivamente la questione è interessante. Andando un po' a memoria, mi pare di no, non so se gli alfieristi presenti, insomma, collegati o presenti mi possono smentire, però è da verificare, quindi con riserva. No. Con riserva, devo verificare. No? Non vediamo più. No, ma posso farti una domanda su questo argomento? Perché questa questione degli archivi. Abbiamo detto la funzione modellizzante di Petrarca nella costruzione poi del proprio archivo, ma mi sono domandata, e poi questa è una domanda che carambolo verso il pubblico, verso Nathalie, verso Christian, coloro che hanno anche una visione non strettamente italiana di queste pratiche di archiviazione. Mi sono domandata se al di là di Petrarca Alfieri avesse visto altri archivi d'autore e avesse così delle suggestioni su come un autore organizzava il back office della sua autorialità. Magari non abbiamo questa risposta, però potremmo chiedercelo, no? L'elemento modellizzante di Petrarca a me pare evidente, certo, in tantissime cose, ecco. Quindi Alfieri modellizza forse anche proprio le sue pratiche di scrittura sull'esempio petrarchesco. Se era andato a vedere dei manoscritti, quello sicuramente, dei classici, questo lui ce lo racconta anche, i suoi pellegrinaggi poetici, pellegrinaggi letterari, c'è su questo un bel articolo di Christian nel numero di Genesi curato con Pietro, dedicato proprio ai manoscritti italiani, quindi a quello eventualmente rinvio. Questi materiali facevano un po' parte anche di ciò che si mostrava nel corso del Grand Tour, quindi erano tra ciò che veniva mostrato durante questi viaggi. Poi sui contemporanei, così su due piedi, non saprei dire. Che è la tradizione di Voltaire? Io pensavo di Voltaire. Che sarebbe l'ennesimo caso di questa relazione così complessa con Voltaire. Che brutti e brutti di Voltaire. C'è una domanda in fondo. Visto che abbiamo parlato di Petrarca, appunto come modello di classico, e con lo scopo appunto di porsi e di proporsi come un classico, no? Mi colpisce un po' che non è stato ancora citato, evocato, invece il modello Rousseau, per Ben Pierre, anche domani. Se bagatelle rivelatrici sul suo carattere, no? Insomma, il fatto di dare, diciamo, un'importanza più rivelatrice a delle parti appunto nascoste, celate della propria vita. E non ho ancora sentito il nome del suo lavoro, capire come incastonarlo nel discorso. De Benedetti ne parla. D'altronde Alfieri spende delle parole tutto sommato di stima nei confronti di Rousseau. Poi dice, cioè, però qui giustamente è la scoperta dell'infanzia. De Benedetti appunto dedica dei capitoli bellissimi della sua monografia su questo, chiaramente con una prospettiva freudiana, però comunque valorizzando la scoperta chiaramente di quello che è l'aspetto che fino ad allora, ma Guglielminetti ci ha scritto cose ormai, insomma, datate tanti anni fa, circa il principio che appunto è il Settecento a scoprire quella modernità, per cui senz'altro sì, hai ragione. Sicuramente Manoel non è lo stesso atteggiamento con cui guarda a questi documenti relativi alla formazione, è un po' diverso anche l'approccio di Alfieri all'infanzia rispetto a quello che c'è in Rousseau. Vabbè, questo però la bibliografia critica alfieriana è sicuramente molto nutrita, non è proprio identico, quindi non c'è il gusto dell'aneddoto in sé, perché comunque in Alfieri ogni aneddoto è orientato, cioè ha un suo richiamo poi. Cioè, mi ricordo, diciamo, quando racconta di aver cambiato le erba. Sì, certo. Cioè questo carattere molto tragico, esagerato. Cioè, quindi sono sempre aneddoti studiati. È tutta una promessa o una premessa di qualcosa, quello chiaramente, no? Le ostinazioni, eccetera, eccetera.
questo si potrebbe andare avanti a lungo, salvo che di questo traccia dell'infanzia nell'archivio traccia non c'è, e invece per quanto riguarda l'aspetto dell'autore, del letterato, ecco quello. Io però su questo mi ero domandato. Notate, Nathalie e Laurence, non so in quale ordine, Christian poi è la parola tua. Io c'ho una domanda. Altieri, non so come sono i suoi spostamenti negli anni 94, eccetera, però domani ne parlerò. Ma c'è anche la creazione dei primi archivi, non so, in quell'anno lì, e non so, a Neuchâtel in particolare, ovviamente a Parigi forse lì è, non ci ritorna, ma a Neuchâtel può darsi, non so, almeno è stato anche importato, sono cose molto ufficiali. Queste creazioni degli archivi russi, e dove si sono appunto i manoscritti delle forze. Il formato può essere poi fisica, che fisicamente si è andato a chi resta veramente. Laurence. E poi l'altro modello di Voltaire, dunque c'è Kena, perché stanno facendo negli anni 80. Più edizioni di questa edizione, cioè con manoscritti inediti, utilizzando le annotazioni di Voltaire sull'ultima edizione che aveva rivista, quella dell'Encadré. Dunque questo tutti lo sapevano, cioè che Beaumarchais una cosa faceva era diffondere chiaramente cioè l'operazione. C'è stata una tesi di Linda Gill su questo enorme dossier e poi l'altra cosa è che non so fino a che punto la gente che andava a visitare Voltaire a Ferney prima della morte e che erano visitatori italiani vedevano i libri della sua biblioteca che poi sono andati a San Pietroburgo, cioè sono stati comprati da Caterina e tutti questi libri erano con annotazione marginale, postillati e dunque anche questo faceva parte dell'archivio di Voltaire, ma è molto diverso da quello che diceva Nathalie, cioè quell'archivio che si sta costituendo con dei manoscritti, cioè i manoscritti di Rousseau, qui sono indicazioni, documenti che cioè e rispetto alla mole già enorme dell'opera di Voltaire continuano a interessare e a integrare l'opera prima della morte e poi dopo la morte. Che ci sia Nancy, sicuramente un aspetto di emulazione più modellizzante nei confronti di Voltaire nella scelta stessa anche di trasformazione delle sue opere a Kella. Questo sicuramente, quindi relativamente all'edizione dell'opera, senz'altro. Relativamente approccio ai propri manoscritti, anche alla modalità in cui li vuole utilizzare, non lo so, cioè, non ci ho pensato, per cui è qualcosa insomma, su cui riflettere sicuramente. Santato. Guido Santato. Sì, ma lui non ne parla. Però per esempio Bettinelli visita Voltaire, Ferney e lui potrebbe essere stata una delle fonti di questo ordinamento, ma poi ci sono anche quelle diplomatiche, insomma, Alfieri aveva, credo. Perché il problema è questo, perché ci sono due date che interessano sia aspetti legati alla conservazione della biblioteca che dell'archivio. Il 1786, quando Alfieri comincia sistematicamente ad apporre la nota di possesso sui suoi libri e interviene, comincia a esserci un piccolo ordinamento, no? Come ci ha mostrato Monica, e poi gli anni 90, Firenze intorno al 95, per la biblioteca, probabilmente per i manoscritti un po' più tardi. Allora, la domanda che mi stavo facendo mentre ascoltavo Monica e tutti gli altri è se a Firenze non riceve anche delle suggestioni, si confronta,
quindi insomma è stimolato a... Chissà se aveva accesso all'archivio di Pelli Bencivenni. Lo conosceva benissimo, era un amico, lo frequentava, era un sodale del salotto dell'Alba. C'è però da tenere presente una cosa, che questa consuetudine di archivi con i suoi manoscritti c'è sostanzialmente... Da sempre, cioè dall'inizio degli anni Ottanta c'è, cioè il prospetto cronologico che è considerato, che è di fatto un avanzato della vita, che si è ritenuto a lungo essere scritto sostanzialmente a ridosso, no, della prima redazione della vita, è in realtà risaliva già però quando sono andati da Parigi ed è stato poi aggiornato, quindi sì. Comunque, diciamo che non è improprio cercare di stabilire se c'è una data, diciamo, discriminante. Questo hai ragione, avete ragione. Cioè, perché, proprio perché si tratta di un'operazione costruita, cioè, con la salvaguardia di quello che vuoi salvaguardare per le ragioni che hai spiegato, è evidente che porsi la domanda, sicuramente dopo il 75, ma giustamente dal 75 al 90 c'è un lasso di 90, aprile 90, la data in cui comincia a scrivere l'autobiografia, quello, chiaramente. Sì, poi io non sottovaluterei il trauma di Parigi, cioè il trauma della fuga, e sapere che quei documenti sono rimasti lì in preda a tutti e chissà chi può capire cosa di ciò che tu hai lasciato, quindi anche questo... fortezza, no. Anche questa, no? Un archivio fortezza come quello di Verri, in parte, no? Molto bello. Sì, io volevo fare qualche considerazione perché domani sarò qui e quindi è anche un po' un saluto che è molto breve. Devo dire veramente anche la giornata di oggi ci ha dato un quadro amplissimo e poi tireremo le fila riuscendo a mettere in parallelo delle modalità veramente diverse. Nelle relazioni, in queste relazioni finali, noi vediamo benissimo quanto si siano fatti smaliziati i nostri autori. E a partire da Alfieri, che Monica lavora su Alfieri da tantissimi anni e quindi sa bene quali siano le strategie che Alfieri mette in campo anche in questo rapporto col proprio archivio. È molto interessante il gioco però che Alfieri continua a fare tra le sue dichiarazioni mistificatorie, tantissimo, e però i documenti che in qualche modo sono il contrappeso della mistificazione del testo, che è sempre un testo letterario, sempre un testo che si mette in campo. Ricordiamoci il patto autobiografico all'inizio: tutti ci innamoriamo, tutti scriviamo perché siamo innamorati di noi, e io dichiaro di disaffezionarmi per quanto all'uomo sia dato. Quanto all'uomo è dato di disaffezionarvi? Nulla, perché altrimenti si smetterebbe di scrivere. Quindi già nel patto autobiografico ci dice che mette in crisi lo stesso patto. E allora il documento è sempre messo lì, e questo è molto bello, perché è di una modernità straordinaria, è sempre messo lì, accompagna costantemente il momento in cui c'è la mistificazione. Quindi la gestione di questo archivio è un altro atto letterario, perché lo gestisce in modo troppo raffinato e puntuale e architettonicamente ben determinato. Quindi è un'opera proprio in cui si riflette. Di Monti vedo in contrapposizione con Leopardi questa volontà di stampa, antivolontà di stampa, perché questa cassetta di cose mie consegnata alla città natale per il ritratto che fronteggia Ariosto e quindi che monumentalizza, come se volesse delegittimare delle opere nelle quali si continua a non riflettere. Vuoi perché le sue posizioni rispetto all'immagine pubblica sono sempre un po' mediate. Mi piacerebbe sapere qualche cosa di più di questo Roverella e per questa cassetta e poi comunque con Monti tu getti un ponte verso una specie di contre Saint-Beuve, perché è come se si dicesse io voglio solo ciò che è etico, ciò che è corrispondente alla moralità dell'autore, ma noi sappiamo bene che tutto questo non,
non è possibile. E della relazione di Margherita, io credo che la parte che veramente mi sembra più produttiva, al di là del fatto che stiamo aspettando un portale che ci metta tutti questi materiali in relazione, e finché non abbiamo quello riusciamo a capire veramente molto poco, perché vediamo sempre. Devo dire, la parte più produttiva è questo Leopardi filologo, cioè l'estrapolazione delle carte del Dessinère, che tra l'altro sta studiando Roberta Priore e per lo Zibaldone, che sono molto collegate a una certa genesi dello Zibaldone, una certa idea delle prime 100 carte dello Zibaldone. Ci fa capire che tolte quelle carte al nucleo di carte abbiamo perso qualcosa. E in effetti questa osservazione che ci hai fatto è molto produttiva. Cioè Leopardi è sempre di più, secondo me si capisce come filologo, con l'atteggiamento da filologo, mentre noi siamo reduci da tanti anni in cui ci è stato detto che è filosofo. Invece secondo me questa chiave di lettura che tu ci hai dato forse nel futuro potrebbe darci delle piste di ricerca. Mi piace pensare non tanto un pensiero poetante, perlomeno c'è stato, è stato produttivo, ci abbiamo studiato tutti, però forse un pensiero emendante, perché Leopardi proprio ragiona con l'ottica da filologo, che è l'unica professione che ha esercitato rigorosamente e produttivamente. Quindi mettere a sistema questa immagine di Leopardi, secondo me, è proprio la chiave di interpretazione, che con il come lavorava Leopardi riuscirai tra poco a spiegare a tutti noi. E questo, Luca, qualche cosa su Roverella e la censura? Ho scritto tutte le cose. Sì, ma da condividere ora per dire, ma c'è questa volontà d'archivio? C'è, perché in effetti questa cassetta... Allora, tu hai visto, cioè, hai sentito qual è, diciamo, la provocazione che alla fine vi propongo, cioè sì. L'idea che la vera edizione, sì, Le Varietur, sia la bolognese. Sì. Però, ripeto, tra una proposta e una verifica, ci corre il tuo la necessità, per esempio, tanto ci hai preso proprio. Per cui su questo mi riservo, come dire, come ho fatto onestamente, di presentarvelo nell'ottica appunto di una idea che però, cioè, ci conosciamo, deve essere sostanziata da qualche elemento documentario in più. Sul piano, diciamo, delle physique dell'interlocutore, quello ti posso assicurare. Ho riassunto brevemente, sì, diciamo, i capi significativi. Adesso non voglio stare farvi però, la biografia, cioè, mettere in epigrafe di questa figura, questa sorta di, certo che, di lettera. Voglio dire, ripeto, il personaggio è molto interessante perché, come ho accennato, è di fatto colui che rappresenta una sorta di collettore a distanza di tutta l'opera montiana, tant'è che Monti in molte lettere dice: rivolgetevi al conte Roverella se avete bisogno di accedere a edizioni mie, perché io non le ho e lui le ha. Quindi io, diciamo, la leva di, appunto, abbiamo ricordato Gavazzeni prima, no? Adesso è stato ricordato poi giustamente anche da Margherita, la famosa edizione della Mascheroniana, poi rimasta ancora, diciamo così, da editare. Però in quel caso, appunto, quel convegno del compianto Gennaro milanese, lei giustamente per la parte relativa alla Mascheroniana dichiara, appunto l'ho ripresa proprio per il convegno, quindi ce l'ho fresca in memoria, che, come dire, l'edizione bolognese è per esempio curatissima dal punto di vista proprio della, diciamo, anche filologico. Per cui, per esempio, questo è un altro elemento da questo punto di vista che, al di là della stampa alla macchia, invece potrebbe essere indicativo, perché, ripeto, qui abbiamo a che fare con un aristocratico che però era sicuramente carbonaro e assolutamente antipapalino, per cui da questo punto di vista, diciamo, l'idea che possa essere stato lui accanto a Brighenti a organizzare la costruzione tornerebbe perfettamente. È un'idea molto affascinante. Comunque, come indicazione per i giovani che sono ancora collegati, che sono qui, attenti ai paratesti. Veramente, quanto è fruttuosa questa indicazione, attenti ai paratesti, perché questo è un paratesto che praticamente sembrerebbe quasi la chiave di lettura di tutta un'operazione che è proprio quasi una volontà di stampa. Certo. Cioè una volontà della propria costruzione dell'immagine attraverso la stampa. Ma io poi domani mi sento con le cuffiette. Però intervieni,
Sì.